Come funziona radio? Allora, canale vostro interno è 500. Ok? Vai, ti porto ora, eh? Ok. Allora, argento, vai. Bella Riccardo. Oh. Tu sei Azrael? Yes. Allora, hai visto la cassa? Ecco, bravo, questa cassa. Sì, 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 ma ha già detto tutto Roger, so. Non lo so, non mi vedo, non lo so se sono operativo. Adesso devo. Aspetta. Ah, ok. Aspetta. Squadra hotel, qui il comando avanti. Adesso ti teletrasporto lì, sei pronto? Vai. Ricevuto. Di che operatore si tratta, cambio? Sotelle, mi comando avanti. Ok, allora teniamo il comando. Allora, Ambra, sei tu? No, questo qua è Alex. Dov'è Ambra? Di là. Ambra? Alex, sei tu? Cacchio è Alex? Ok. Allora Alex, noi segniamo il nostro percorso in blu. Dovremmo fare gli actual. Sì, sì, allora noi passiamo. Loro passano da nord. Da nord-ovest. Noi facciamo il giro al contrario. Passiamo da sud-ovest, va bene? Quindi adesso controlliamo questo compound. E poi facciamo il giro. User left sud-ovest, your channel. Passando di qua, capito? Anzi, faremo Overwatch qui, aspetta che metto il puntino. Un secondo. Sì. Allora, questo qua sarà il rally point nostro, vedi qua in cima la collina. E noi andremo qui. Va bene, scout? Dov'è? Eccolo. Perfetto, allora Denton, ho segnato in cartina la posizione. Adesso iniziamo a procedere, lo vedi? Sì, dobbiamo pulire prima, dobbiamo andare prima al compound, no? Io direi di no, per evitare di rallentamenti. Oppure da visionare, chi dà il comando? Del compound, e come si organizzano l'altra squadra per il compound qua in alto? Vedi come si organizza l'altra squadra per il compound qua in alto, al comando? Cosa dobbiamo fare con questo compound? Vedi che qua sopra. No, qua sopra abbiamo un compound, bisogna pulirlo o no? Chiedi l'altra squadra se la pulisce lei o se dobbiamo pulirla noi o il comando se potrebbe essere ostile, se è da visionare. Chiedi se vanno lì. Ci stanno andando loro. Ok, stanno andando loro. Ok, noi procediamo. Allora io vado diretto a 2.50, esatto. Dove ho messo. Sì, affermativo. Mi muovo per i 2.50, Roger. Sì, sì, vai. Squadra pronti al movimento.
Scout in movimento, andamento marcia. Ricevuto il movimento. User joined your channel. Si è un attimo utilizzato. Andate, andate. Rendimento di marcia, arma passata, doppio C. Sabatox più di fila. Ricevuto per Sabatox. Quando ci fermiamo giù, ragazzi, eh. User in your channel timed out. Marconista, comunica all'altra squadra che attendiamo che puliscono, che poi procediamo, che si spostano loro. Se per caso sono girato, chiamami il movimento. Va bene. Poi va con la maglia radio. Allora Ambra, fai così. Mi senti? Anche là. Mentre c'è lui che è sotto una marconista, disattiva gli altoparlanti. Poi quando tocca a te li riattivi, va bene? Perché sennò lui si sente doppio. È grande. Denton, sei qua? User joined your channel. Dov'è Denton? Denton? Attende, abbiamo una squadra indietro. Ci ho avuto, sono fermo. Ok, procedi dritto, vai su, sali sulla collina. Abbiamo i nostri operatori, vai vai. Direzione? Poi gli altoparlanti accesi della radio. 250. Denton a Roger. Avanti. Direzione 270, c'è un pastore. Copiato, adesso prima di tutto raggiungiamo la tua posizione. Sabatox, ci stiamo muovendo, eh. Ok. Salve, raga. Ciao Shepard. Qua Ambra Roger, interrogativo, ma ci sono problemi al server che alcune persone dei nuovi ci sono crashate? Negativo. Ho sentito doppio la comunicazione, avete gli altoparlanti per caso con la radio? Aspetta, raga? Aspetta e controllo, vediamo. Ma credo che da no, Ronnie sia... No, io sto in cuffia. Ronnie? Dai, forza ragazzi, non ci proviamo, vai. Forse c'hai la radio... Dingo Scout? A stereo, cioè che sentiamo tutti. Okay. Siete ancora fermi? State aspettando noi? Sì. Ok, vi raggiungiamo. Tony, che problemi ci sono? Vabbè, intanto raggiungiamo dopo. Non ci stiamo muovendo, a sud-ovest 220, cambio.
copiato, adesso lo gruppo. Giulia. Ok, Denton, sei qua? Roger, sì, a 2.70 c'è il pastore. Ok. Sì, bravo. Allora, fai così, fai da cartografo insieme ad Alex. Quindi. Tutti i segnali nostri in blu, in cartina. Sì, tenetelo d'occhio. Facciamo un bel perimetro, ragazzi, in cerchio mentre aspettiamo il resto della squadra. Ma come mai sono diversi? No, perché noi ci siamo fermati quando l'altra squadra si è fermata, quindi ci siamo divisi purtroppo in due. Allora. Vediamo l'acto al nostro. L'hai già messo? Arriva, eh? Arriva, okay. Arriva. Ragazzi, mettete, alzate la voce quando parlate che non vi si sente. Alzate tutti la voce quando parlate. Hai ragione. Alzate la voce quando parlate. Alzate la voce quando parlate. Perfetto. Vediamo gli ultimi. Tutti a voce alta. Sì, mi sono appena unito. Perfetto. Sabatox? Facciamolo un poco più sì? Perfetto, sei tu l'ultimo? Sì, vai. Gli altri perfetto. Erano i 9 giù. Ok. Qui Roger lo scout, possiamo andare. Aspetta, c'è gli altoparlanti. Ah, sono io allora. Sì. Io vado scout in movimento. No, quest'altro ragazzo qua. Scout, no, sei tu che c'è gli altoparlanti, mi sa che sto qua davanti a me. Io, no. Ah, sei tu. Control P. Control P, freccetta di sinistra della radio. C'è scritto altoparlanti, li clicchi una volta e si disattiva. Ok. Perfetto. Grazie Ambra. Grazie Ambra. Che è successo? Sento un veicolo, eh? No, no, è che eravamo. Hai. Metti a gridare Ambra. Veicolo civile. Perché di fila l'automobile passo. Ricevuto. Direzione 40 verso 10. Vedi qualcosa adesso? Ok, qui ecco ricevuto. Vino che abbiamo appena visto qua. Ok, tu dici che abbiamo appena visto un pastore con animali al pascolo. Ecco ricevuto, abbiamo incontrato pastori con pecore al pascolo. Ok, comunicalo al Roger. Roger, dimmi tutto. Compound 240, ci sono truppe nemiche. E dietro agli alberi ci sono truppe nemiche. La 240? Sì. User was moved to your channel. Allora, adesso, se riuscite in cartina, posizionate tutti gli actor dei tambra, così poi li vedono anche l'altra squadra. Ma ci sono gli strumenti cartografici in questo setup. Ce l'ha il marconista gli strumenti cartografici. Ah, ok. Roger, c'è un operatore che cerca di spostarsi in questa lobby della Task Force. Quale Task? L'ha scritto sulla chat del gioco. Sì, l'ha già mosso. Qualcuno l'ha mosso. Allora, vi dico, attento, mi senti? Sì. Io vedo due tiratori sui tetti, a sinistra,
e altri due a destra, dove c'è la bandiera. Dove c'è la bandiera. Poi ce n'è uno che sta camminando per te. Esattamente. Perfetto. E altri non ne vedo io per adesso. Sì, ne vedo un terzo, mitragliere nascosto. Qua dietro, ragazzi, tutto a posto? Tra i due palazzi, c'è tra i due palazzi in mezzo. C'è uno piccolo bianco. Ok, vedo la pattuglia, vedo. C'è anche la pattuglia, sì, c'è stato mitragliere nascosto le mezzo. Adesso stiamo individuando un po' di tempo. È una pattuglia da due persone. Che ingaggio, no? Dietro. Non sono quella che ci ingaggeranno. Stanno sparando. Direzione tango. Vai. Allora, i nuovi giù sono a direzione 10. Ah, li vedo. Ragazzi, sotto di noi, sotto una di pattuglia alla roccia di fronte a noi, direzione sud ovest 240, circa 300 metri. Allargate di bene lungo la cresta della colpito collina. Tango a terra. Anzi, state sparsi, state larghi. Marconista, aggiorna l'altra squadra sull'avvenuto, cambio. Al compound non si sono allertati. Ok, questo era importante. Qui ecco, però. Oh, dovrei aver buttato giù il tango. No, vediamo uscito come un renno. Vedi sotto la tela. Circa direzione 250, vicino alla roccia. Ripetere il denti? L'unico tiratore qua sono. 250. No, Roger, non ho... Ok. Occhio alla capretta, Blu in direzione 20, ragazzi. Blu in direzione 20. Copiato. Direzione 20. Siamo quasi lì. Dietro Rob. Qui ecco per hotel, abbiamo ricevuto fuoco nemico da 2.40 a passo. State attenti, passo e chiudo. Ma questa che mappa è? È quella dell'altra volta. Digli se riescono di aumentare il passo. Sì, lo so, vedo. Però sono là. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5. Senti batterie. Esplosioni. Sì. La città in combattimento. 3 esplosioni. Sì. Era in città. Siamo in attesa di ordini per avanzare. Sì, no, aspettiamo un'altra squadra che sono molto indietro rispetto a noi. Le esplosioni stanno comunicando la squadra di muovere il passo. Allora, attenzione che vedo dei tango sdraiati a terra in direzione 236 nel compound più a sud. Qui ecco, le esplosioni le hanno fatte allertare. Infatti okay. Mi sa che sono scesi dai. No, dai tetti ci sono ancora là, a destra, nel compound a sinistra. Sì. E anche l'ha visto il compound quello tutto a sinistra, a est. Non rispondo? I tetti non ce ne sono. Però c'è un pizzo steso a terra dove quello che ha visto. Esatto, sì, confermo. Okay. Ce n'è un altro. Dov'è il tizio steso tra gli alberi? Dove Dingo? Direzione 236 circa. 236 circa. Non è che mi tratta. No, non è andato qualcosa. Io non lo vedo. Avvisa il comando per noi. Ah, ok, forse l'ho visto. Non guardate tutti da questa parte. Qui è anche a destra. Abbiamo perso la comunicazione con la hotel, li vediamo, probabilmente hanno sbagliato il canale radio, passo. Negativo, non lo vedo il tango. È andato dietro la collina adesso. Sì, dietro alla collinetta. Guardi il compound in direzione 236, di fianco agli alberi, appena dopo la collinetta c'era un tango sdraiato. Circa 400 metri da qua, dici? Sì. Diciamo che effettivamente da 240 a 300 ci sono vari compound. Sì, un po' troppo. E dopo ci sono gli alberi in mezzo e non mi piace. Allora, quel compound là è in direzione 236. Mappa è questa. L'altro è a 245, se non chi giusto. Jack, ti dicevo. Ok, ecco, digli di aumentare. Niente. Digli di piazzare la SATCOM, se no non li sentono ancora.
Il tango qui sotto l'abbiamo battuto, giusto? Sì, l'ho battuto io. Ok, ce n'era solo uno? Sì, sembra di sì. Okay. Di piazzare l'antenna SAT come l'altra okay. squadra, Alex. Qui ecco, hotel, utilizzate l'antenna SATCOM che siamo molto distanti. Ah, ok. Chiudi fila d'ambra, passo. Ti chiamano Ambra. Qua Ambra, Sabatox. Noi siamo in fondo alla salita che stiamo difendendo il retro. Chiamate il movimento, passo. Cosa hai detto? Qua Ambra, Sabatox, noi siamo tutti sulla collina. Non ci sono più operatori a parte voi due là in basso. Potete muovervi. Copia. Dentro. La pattuglia okay. è fatta da 5 tanto. Situazione che quindi cosa hanno detto l'altra squadra? Io ho contato 5 3 veste bianca, 2 veste marrone. Il comando gli ha detto di procedere sull'obiettivo. Va bene, va bene. Allora gli diamo due primi e poi andiamo perché non possiamo sbucare. 6 I tango sono 8 comunque, ce n'è uno pure davanti alla porta. Alla posizione esatta dove si trovano su mappa. Sono stregati in direzione, guarda, devi guardare a nord-ovest. No, a 3.40 sulla Ingo. Collina. Dimmi. Okay. Un percorso secondo te fino a là? Direi... È studiato? Cioè, questa gola che c'è a 2.40? Io userei la gola, appunto. Appunto, sì, gola, rocce. Passiamo la gola, ci prendiamo le rocce e da lì possiamo scavare. Dentro no. Sì sì, va bene, decidi di dire, guarda. Direzione. Con un braccio Sabatox, interrogativo, sei salito? Affermativo. Ok. Noi andiamo a sud-ovest 2.30. Arrivate veloci della curva a sud-ovest 2.30, direi direttamente poi di scavalcare, di andare dall'altro lato e ci abbiamo il compound di fronte. Però almeno in caso di problemi facciamo 50 metri indietro. Lui in vista 3.40. I feriti, cagate varie. Però poi... Stanno muovendo loro. Ok, aspettiamo un attimo che vedi che... Ok, noi avanziamo anche noi allora. Denton, avanziamo alla gola fino alle rocce. Non le prime, ma quelle più in profondità. Sì. Ci fermiamo là poi. Attenzione, fate passaparola in movimento. Passaparola fino a qui in fondo. Cosa, Dingo? Movimento. Ok, no, credevo fosse un osservatore. Invece è solo un gesto che sta facendo con la mano. Sì, vai, sentito, vai. Avanti. Solito andamento marcia, arma passata, doppio C. Sto morendo. Che è successo? Vedo. Un occhio dietro le rocce, no? In direzione nord.
Lo vedi anche te allora. L'avete detto, mannaggia. Ah, l'ho sentito, porco cane. Roger l'ha vista. Allora, l'altra squadra dov'è? Fammi vedere. Faremmo piazzare il mar. E se intanto mettiamo l'actual in cartina. Io sono sopra la roccia. Qual è visuale? Ragazzi, facciamo una copertura a 360, dai, attorno alla roccia. Aspetta. Ok, Marconista, comunica chi di l'actual della, dell'altra squadra. No, non ho visuale negativo. No, non possiamo fermarci qua. Qui ecco per hotel. No. Vabbè, andiamo a fare vedo. Il vostro actual interrogativo. In breve ci spostiamo, ragazzi. Vedo. Sono... vedo. Sono direzione a 20. 20. Okay. Direzione 10. Carlo. Come carro? Cos'è che ha detto del carro? Ok, vi vediamo. Confermate un carro interrogativo? Un carro. Ma dove ha visto il carro? Ma di che la direzione? Qui ecco ricevuto. Direzione interrogativo. Attento il visuale. Ice. Ok. Ice man. Arrivo. Tutto ecco, sto piano, passi più. Ok. Iso, eccomi. Iso a terra. Attenzione, attenzione, tango, direzione 230, 4. Ok. 230. Ok ragazzi, allora iniziate a salire sulla collina, mettetevi bene in linea. Arriviamo fino all'altezza dello scout. Salite bene tutti. Salite pure sulla collina. Fermi, teneteli sotto tiro. Hanno ingaggiato, ingaggiare. Qua è hotel, prestate attenzione a presenza tango 230, ripeto, tango 230, passo e chiudo. Dovrebbero essere a terra. Chi è a terra? Tango, c'era una pattuglia Roger molto avanzata, ci hanno ingaggiato. Posto, ok. Ho bisogno di una struttura io. Sì. Allora ragazzi, adesso attaccheremo quel compound. Occhio dentro a chi sparate, che c'è un ufficiale che bisogna tenerlo vivo per interrogarlo, eh. Fianco sinistro. Gaggio. Scusami, mi sono spostato. Fianco sinistro. Ma sono alleati a destra. RPG. Sul fianco a destra abbiamo alleati. No, mi stanno in imboscata. Oltre i nostri blu, in direzione nord-ovest, per 110 ci sono i tango, ma tra noi e i tango ci sono i blu, occhio dove sparate. Ricevuto. Occhio bene a chi sparate. Occhio red. Non passate davanti quanto più volo. Occhio Ambra, non alzarti. Sono proprio sopra di te che sto pensando. Roger, va tranquillo, sto sperando i tango. Non vedo più. Sì, sì, no, che sono appena sopra di te con le infine. Occhio, Giovane, non pensare, Cazzo! Ah, sei te che mi spari nelle orecchie. Ah, sei tu allora, Alex. E no, penso che era Ambra. Ho detto a terra. E qua. Rinvenuto. Vado di curarmi. Ben dietro, Delta, ben dietro. Non ammucchiatevi troppo, ragazzi. Cerchiamo sempre di mantenere un perimetro mediamente. Qua è con l'interrogativo. Quanti tango vedete? Passo. Ok, ti bendo, I nemici sulla torre non li danno. Direzione. No, sto facendo un po' di soppressione verso Ok. Al limite possiamo chiedere... qualcosa al comando. Io direi di fare un po' di soppressione a 320 dove stanno sparando. Stanno oltre la collina, fanno fatica a vederli. Qui oggi la squadra, fate soppressione in direzione nord-ovest, 320, da dove arrivano i traccianti nemici. Occhio le munizioni, che oggi non abbiamo molte. Denton. Ehi, ok, puoi andare dentro. No, lasciali stare, non dalle. No, se ne sono andati, non ci sono. Ah, sì, ok. No. Hanno ingaggiato proprio il nuovo GU. E se l'ufficiale scappa, mannaggia Buddha. No, l'ufficiale non scappa. Tengo d'occhio il compound. Tengo d'occhio il compound, bravissimo.
Praticamente tanto sono imboscati tra gli alberi, noi non li riusciamo a vedere. Ma loro sono in campo aperto. Qua Marconis da squadra e l'altra squadra ci ha comunicato che sono oltre la collina. Oltre la collina. In alto? Ricevuto. No, quella in basso, c'è una collinetta da loro in direzione. Quindi fanno fatica a vederli. Noi da qui non li vedremo, ragazzi. Noi da qui non li vedremo. Avanziamo? Aspetta, avanziamo un attimo, un secondo. Vediamo come va a finire con loro. Direzione ovest 260. Ecco, avanti. Qui. Pattuglia, contatti multiplicità. Ecco, abbiamo copiato il segnale, passo. No, credo che non lo vedo. Guarda che si stanno avvicinando al compound adesso. Sud del nostro actual. Allora, richiedi un colpo di artiglieria, se riesci. Coordinate 040. Approssimativo, vabbè. 130, sì. Più o meno. Chiedi conferma al comando, poi. Qui, ecco, al comando. Antenna SATCOM. Grazie. Grazie. Rendete conto di come state non attaccati a un altro? Basta una granata, una bomba qua. Oh, madonna. Dai, dai. Provo di allargarci un po'. Lo trovano. Non saprei. Qui ecco per comando. Affè, scendi un poco più giù di là. Tingo medico. Qui ecco al comando. Medico. Dica. Sono zoppo ma non ho ferite. Perché? Sì, dico giusto. Sabato San Roger, interrogativo. Avanti. Un solo medico, ragazzi. Direzione 40. Civile o tango? Delta, non ho posto. No, posto, grazie. Che hai detto, Deo? No, perché ci vedevo tutti vicino a lui. Roger? Roger, l'altra squadra sta saltando il compound. Attendi, non prima. Qui abbiamo delle fossili in una zona di una possibile presenza di un carro. Richiediamo immagini satellitari o qualche colpo di prova di artiglieria. Interrogativo. Tanto, direzione 260. Roger. Avanti. Sono qua, vieni qua, sono Joy. Lo vedi qua, vieni da qua. Ragazzi, stanno dove Roger? Attendere. Sono qua, sono rosso. Roger, stanno ingaggiando dal fianco sinistro. Avanziamo squadra, avanziamo. No, lasciamo stare questo tango qua dietro, non ci avevo dire il civile. Ecco, ricevuto. Vicino al civile. Dov'è dentro? Scout, procediamo verso il compound oppure noi. Sì, ma li stanno ingaggiando dal fianco sinistro, C'è un compound di fianco sinistro. Squadra, cerchiamo di mantenere una formazione a cuneo come stanno facendo i primi 5 operatori. Red, movimento. Fate passaparola ai compagni che è rimasto indietro che ci muoviamo. Ragazzi, procediamo. Avanti. E da là che stanno ingaggiando. Alex, sei tu alla mia destra? Vai, Ambra. Ah, ok, arrivo. Un attimo, ti passo davanti. No, continua verso il fumo. C'è un tiratore sul fianco sinistro. Qui raggio la squadra. Occhio che in direzione nord-ovest stanno attaccando i nostri alleati. Quindi noi dobbiamo ingaggiare più verso da ovest verso sud, quindi sud-ovest. Però non allargatevi troppo, non allontanatevi troppo, che se cadete dobbiamo trovarvi. Qui Roger Marconista, comunica all'altra squadra di fare attenzione a chi sparano, che bisogna interrogare poi l'ufficiale. Qui ecco per Ote, l'attenzione a chi ingaggiate, che dobbiamo trovare un ufficiale con delle informazioni, passa.
Ok, Roger ferito, torna indietro dal medico. Medico, eccomi qua. Sono stato colpito, per fortuna non sono morto. Grazie. Poi bisogna controllare indietro se è rimasto qualcuno in mezzo al prato. Sabatox, situazione alla retro? Tutto bene, tutto bene. Perfetto. Ok. Roger, dammi posizione. Gli hotel stanno quasi. Situazione squadra, ci stiamo avvicinando al compound sud-ovest 250. Cioè, c'è un compound a sinistra, non dovremmo controllare. Sì, ma ormai siamo già qua con la squadra. Tango, direzione 2-4. Stanno tirando da lì, stanno tirando da lì. Adesso speriamo anche in quella direzione. Avrei mandato un T4 operatore. Almeno siamo già in copertura. Qui Azrael e Roger. Avanti Alfredo. Ci sono ancora nemici nel compound a sinistra rispetto a quello che stiamo ancora. Ti sento il TS Alfredo. Come sento il TS? Mi senti Roger? Avanziamo sul secondo compound, quello a sud-est della postazione nemica principale, passo. Attendere, ho alcuni operatori al compound ovest insieme all'altra squadra, cambio. Adesso ci spostiamo, io e gli altri operatori al compound di sud-ovest e ci spostiamo verso est per il compound. Ok, ricevuto, ci qui colleghiamo con voi. Ricevuto, allora vi aspettiamo al compound a sud-ovest. A tutta la squadra, rendezvous al compound a sud-ovest. Ricevuto. Ha detto Red, ci muoviamo a sud-ovest al compound. Chi è lì? Chi è che va? Bisogno che mi recuperi tutti i nostri operatori che abbiamo in giro nel perimetro e ci ritroviamo come punto di rendezvous in questo compound a sud, cioè a nord-ovest. User in your channel, time down. Comunicare actual del rendezvous, passo. Actual rendezvous, postazione Tango segnata in cartina in rosso. Ricevuto. Qua Marconista, squadra interrogativo, serve l'antenna Satacom. Ce l'hai con le interazioni? Ego! Avanzello compound. Roger era ultimo. Roger era Sabatox. Prendo possesso di questo tetto. Okay. Roger. Roger Sabatox. Sto recuperando. Vedi che ci sono due tango dentro il compound questo qua davanti a noi, eh. Ah, adesso ti sento qua, perfetto.
Come ti sentivo in TS? Va bene, va bene. Eh sì, perché stavo parlando in radio che ero lontano, capito? Fermi. Stoppatemi. Quindi digli di stare attenti perché ce ne stanno almeno due dentro. Ok, ricevuto, grazie. Allora, salì qua sopra con lo special, per piacere, che c'hai in marcia. Qui Shepard, vedo un prigioniero in una baracca, qui davanti a noi, 20 metri. Ok, ok, parliamo a voce, va bene, ti ho sentito. Adesso prendo qualcuno e andiamo a recuperare. Ambra, sei tu? Roger, abbiamo risolto, si stanno occupando loro. Ok, allora, dobbiamo recuperare i prigionieri. Ok. Direzione sud. Ok, sud, nel cortile sul retro. Sì. Vi copro io dall'alto. Vado dall'altra parte allora. Ma puoi anche stare qua. Occhio. Roger, gli altri operatori nostri? Adesso arrivo, ah, sono nell'altro compagno. Pronta? Apro, eh. Aspetta, vai, vai, vai. Eccolo, ecco un prigioniero. Ok, fai vedere se c'è qualcun altro. Ok, allora avvisa. No, aspetta, comunico ad Alex, che almeno lui parla qua direttamente col comando con l'antenna. Qui Roger a Marconista. Qui Marconista avanti. Comunica a comando che abbiamo recuperato due ostaggi all'interno del primo compound BJ, cambio. E attendiamo istruzioni. Ok. Qui ecco la comando, basta. Roger. Avanti. Li liberiamo. Compound libero, nessuno è rimasto indietro, sto arrivando, basso. Ricevuto. Perfetto, ottimo lavoro. Mario, dall'obiettivo 1, come procediamo, interrogativo? Marconista Roger. Avanti. Sì, dimmi. Comando, mi ha detto di segnare in mappa dove sono gli ostaggi e poi mandano una squadra a recuperarli, se sono civili qualsiasi. Ok ragazzi, entriamo qua. Va bene. È pulito qua, eh. Entriamo qua e stiamo al rendezvous qua. Qua Marconista squadra, nel prossimo serie di edifici a ragazzi, posizione 185-190 ci sono altri tango all'interno delle strutture, passo. Dentro ragazzi, dentro, dentro. No, la prossima volta se riesci, bisogna. Dentro, dentro, di là, dentro di là. Sì, per andate qua, andate, siamo tutti qua. Ok, Denton, allora. C'è Denton. Adesso ah. Bisogno, ci sei Denton? Mi dingo? Un attimo, Roger, arrivo. Ok. Ok. La squadra è tutta qui. Ok, perfetto, perfetto, ottimo lavoro. Allora, Denton, mi dingo, bisogno che nel frattempo mi. Flex. Mi sistemate qua un perimetro da questo lato del compound, perché dall'altro lato ci sono dove c'è l'edificio con la bandiera, c'è l'altra squadra. Noi teniamo questo lato e ci facciamo un perimetro mentre aspettiamo Intel le informazioni. Va bene. Okay. Qua ci sono grazie. I prigionieri. Sì, sì, ho segnato in cartina. Oh, Diego, via di questo lato qua metti. Vai. Roger? Sì. Maverick. Abbiamo i Maverick. Prigionieri feriti alle gambe. Cosa facciamo? Maverick. Dimmi, dimmi. Dato ci passa l'altra squadra. Qua verso la della porta. Qua vicino, dove sei? Dall'altro lato, scusami, verso sud-est. Ok. Ok. Hey. Marconista? Iceman, hey. Dov'è? Ecco, vieni un attimo con me. Non Iceman. Non nemici, scusa. Dove? Andiamo a parlare con l'altra squadra. Roger. Avanti. Ascolta, io non c'ho più il mirino, che mi è sparito l'arco. Poi no, ti do il mio allora. Poi ti do il 93. Sì. Red, mettimi Red, dobbiamo all'ovest, dai. Azrael a Roger. User avanti. Vedo mezzo a mezzo nemico a 2.20. Adesso hai ricevuto 2.20. Roger, chiedo permesso di parlare interrogativo. Attendere un attimo, stand by, siamo con l'altra squadra. E aggiungo che ci sono anche due tango a 2.20. No, io adesso devo sloggare, quindi o io lo dici tu o niente. Iceman, che c'è? Qual è? User disconnected devo from your channel. Devo andare a dormire. Va va. Sì, devo andare sempre a scuola di domani ancora. Hai ragione.
Denton, dove... aspetta, ti vengo giù un attimo a parlare. Ice, guarda chi è che mancava l'ottica. Lascia l'ottica qui, chi aveva bisogno. Ma io. Quello telescopico a lui. E qua c'è un acop. E prendilo e poi glielo passi. Denton, dove sei? Giù, scendi, dove stai? Qua. Allora, aspetta, vieni qua. Da là a Maverick, lo. Maverick, guardami, guardami. Non proprio qua. Sulla porta che c'è da fare copertura. Che fine hanno fatto i nemici a 2.20? Denton? Ci sono ancora, a 2.20 c'è un blindato con due a piedi. Non li vedo, ce l'ho. No, vieni con un attimo. Vedi l'edificio con l'antenna a 193? Sono 4 tango sul tetto, 2 RPG confermato. 193. Va. Li vede pure. Li vedi a free? No, c'ho l'albero davanti, purtroppo non li vedo. Sì, mettici di qua. Anche 212. Costa di più di qua, a sinistra. Anche 212, nel compound qua. Una mezza costa. Sulla mezza costa. Dove aspetta, ti sento in TS, non so perché. Tre tango più un quarto con l'RPG. Ragazzi, effettivamente no, è la zona che dobbiamo attaccare comunque, quindi... Minchia, il mezzo è un problema però. Azrael, dimmi tutto. Adesso slog, vuoi che ti lascio le mie munizioni? Magari che sto proprio veramente... Aspetta, vede qua. C'ho sei caricatori puzzosi proprio. Vabbè che mi bastano, però... Quando me l'avete acchiappati, poi... ti do munizioni anche granate, solo munizioni. No, ma mi bastano le munizioni anche granate, no, ci faccio poco io. Ok, hai bisogno di fascette, le vende, niente? No, quelle le ho già rubate ai morti qua a terra. Ok, eccoti a te il... bendaggio? Tutto qua, dovrebbe essere 7 caricatori. Aspetta, Ice, grande, aspetta, grazie. A Delta, Ice. Dov'è Delta? La Salerno. Okay, ecco così. E aspetta, girati, che te lo metto nello zaino proprio direttamente. No, ma non è meglio. Però mi sa che non ne ho tanto spazio nello zaino. No, c'è cosa da fare. Comunque, ragazzi, se fanno gli scemi, il lanciacaramelle l'ho preso. Ok, aspetta. Lanciacaramelle. No, nello zaino è finito. Butta a terra. Anche blindato, ho visto anche blindato. Qua. Ora ti butto giù sia morfina che bende. Il blindato. Sì, butta giù tutto. Vabbè. Vabbè, me ne fa buttare uno giù uno alla volta. Il blindato dovrebbe essere... Ma che troppo... Devi essere paziente. Buttando giù, se vedi. Sì, e sto recuperando. Guarda, sulla mappa c'è segnato una... Ti do due fumogene, ci sono... Fumogene... A chi servono? Ragazzi, qua ci sono due fumogene e due fascette. Io vi saluto. Allora, sto un attimo sistemando una cosa in TS, ragazzi, che sta guardando la live. Due secondi. Good luck, ragazzi. Buona. Perché stasera siamo più del previsto, ci vuole un paio di... Pattuglia Tango 210, confermo presenza 6, 7, 8, 9 Tango. Sono oltre 600 metri, state tranquilli. 930 metri per l'esattezza. Allora non li chiamare neanche. Ma là c'è un carro. A 209. La mia posizione non lo vedo il carro. Non neanche, poi quando arrivano. Ragazzi, se vi interessa qua per terra c'è un po' di robetta. Ma io a fine mi rubo l'RPG, però sai, non vorrei essere troppo... l'RPG troppo sul mezzo è utile, Maverick ha risolto quello. Lo so, però non vorrei che poi l'altro comando si incazzi. Penso che ormai si incazza più. Io lancio caramelle, l'ho preso, dopo so cazzi. Cazzi per glicemici. Uccelli per diabetici. Ragazzi, il colpo caricato sull'RPG, perché una volta a me mi si era buggato, mi dava che c'era il colpo caricato, ma non c'era il colpo caricato. Bene. Oh raga, ma comando? Più ci piace che botte a Azrael a Roger. Fuori. Cioè, dite raga, dite qual è. Che dobbiamo fare? Gli ordini. Aspetta, stiamo attendendo. Commissione attiva. Roger, non lo sento più, che è crashato. Sì, è un attimo fuori in TS.
qualcuno può venire con me a controllare i prigionieri? Che se arriva qualcuno almeno siamo pronti. No, stiamo qua, stiamo. Ma spara, gli fai prima, no? User in your channel, time down. Riccardo, conoscendo Riccardo può arrivare di tutto. Sì, ma sopra, allora, siamo coperti. Qui Roger a me dice, ho bisogno che venite dall'altro lato del compound per assistere degli operatori dell'altra squadra che sono zombie. Cazzo. Shepard ricevuto. Ricevuto, Ronnie. Simpatico. Quella, vedere c'è. Nelly ricevuto. No, già. Roger, puoi andare pure tu. Roger, sei rimasta la vasca aperta. Sono con te, Ambra. Che ne ha fatto qui? Se gli parlate, io adesso non riesco un attimo. Fagli parlare l'altro team leader. Fagli parlare con l'ufficiale. Li facciamo sdraiare, Ambra, così sicuro che non fugga. Ditemi voi se volete facciamo sdraiare, non so se è possibile. Almeno, anche se per caso sparano, almeno non li ammazzano. Sto facendo andare giù, ma non vanno giù. Vedi? No, non ti preoccupare, siamo qua comunque, sorvegliamo, non strappano. No, ma più che altro che se sparavano... Ma avendo le mani legate non fanno sparare. No, se ci sparavano. Ah, sì, giusto. Capito, essendo per terra almeno non... Vabbè, mi metto un po' qua che recupero un po' di stamina. Maverick, fai attenzione che da un momento all'altro qua posso essere... infatti stavo guardando. Conoscendo chi... Posto retro qua. Te la stai tranquilli se... Denton, c'è qualcuno che guarda dietro se c'è movimento? Sì, sì, ci stanno due operatori che stanno coprendo. Alla porta, a posto. Stiamo coperti a 360? Sì, sì, siamo a perimetro a 360. Io sto recuperando un po' di stamina. Senti l'elicottero, lo senti che tu? Maverick? Sì. Ti hanno chiamato. Maverick. Roger, dimmi. Senti l'elicottero. Affermativo. Penso sia quello di recupero, per il messaggio. Medevac. Alex, non lo so. Ho lanciato un fumo verde qua davanti. Buongiorno verde. Ok. Ma Alex dove sta? Io non lo vedevo. Solo facciamo attenzione perché qui può succedere di tutto. Siamo all'interno. Dove cacchio sta strappando? Comunica da hotel che il medevac è atterrato lato su. Aspetta, non ti sento. Con la mano a vedere se qualcuno non ha fascina riferita. Vagliela a dire, va al lato su. Detto, scusami, cosa hai detto? No, vabbè, è andato sabato. Poi il medevac è come ricevete, cambio. Avanti. Sono
hanno atterrato e pronto per darvi soccorso, cambio. Qui ecco, stiamo trasportando i feriti della Hotel Pass. Ricevuto, siamo atterrati in questa posizione perché era l'unico spiazzo protetto, cambio. Qua Ambra squadra, interrogativo. Problema, pass. Facciamo la difesa ricciola intorno. Ambra, tutta la squadra, difesa riccio intorno all'elicottero e medevac passo. Qui medico Shepard, abbiamo tirato su i feriti, passo. Ricevuto. Venite verso zona sud che c'è da fare copertura al medico. Ricevuto, passo e chiudo. Sono Dox Typhoon. Qui medevac avanti. Occhio che a 220 c'hai almeno 3 tango con 3 RPG, occhio, fa il giro largo, passo. Io sono atterrato, sto su vicino alla zona designata dal comando, non posso muovermi. Vicino dopo quando riparti, passo. Ricevuto. Aspetta, chi è che c'è il fatto? Alzi la mano. Ok, sergente, ora le apri con la gestatura e il dolore al nuovo nono. Facciamo una cosa, chi è che ha bisogno della gestatura? Si mettevi accanto al me, basta. Qui evitiamo confusioni di... Okay, ragazzi, chi è che non viene facile di fare nulla? Sabato Xa Ambra, sabato Xa gli ostaggi, passo. Ambra, sabato Xa avanti. Io sto marcando gli ostaggi, passo. Ok, ricevuto, io sto facendo copertura insieme agli altri intorno all'elicottero, passo. Questi ostaggi che fine facciamo fare? A medico. Vai vai. Il tango di Marco. Tengo il tango sul carro armato sotto mira, pazzo. Sono civili questi? Dovrebbero essere ostaggi. Guardaci nell'inventario, mi sa che erano armati però. No, vedrà se sono civili. Non riesco a vederli nell'inventario. No, no, no. Pakistan. No. Però non so se erano con gli insorti. Vabbè, noi li mettiamo qua e mandiamo la squadra. Dove siamo? L'ultimo palazzetto. E ne faccio un altro da meno. Lasciali, lasciali, intanto il generale l'abbiamo già beccato. Vabbè, se non sono di fondamentale importanza. Comunico al comando. Ma quando ti si sporcano gli occhiali, come fai poi a pulirli? CTR, esatto. Ah, oppure CTRL SHIFT T. No, SHIFT CTRL T. È uguale. Polizia. Non mi ricordo com'era, cavolo. Un CTRL con qualcosa, con altro tasto, sinceramente non mi ricordo. Perché vedi i pallini di polvere. Sì, sotto, sì. Vabbè. Ragazzi, ma gli ostaggi non dobbiamo andare in base con... Non mi ricordo più il tasto. Ah, vai, tra. A posto. Sergente russo, può andare? Sto a posto, raga. Sabato, qual è l'interazione con cui gli occhiali... CTRL SHIFT T. Ok. Ok, grazie. Che il binocolo non mi dà la distanza? Sennò tasto sinistro li togli dall'inventario e li rimetti dentro. Non mi fa le batterie, forse l'ho imparato in questo momento, perché io cioè per le batterie forse. Com'è che si calcola il tastino per far vedere il vento come soffia? Era CTR? No, era shift qualcosa. Shift T? Ehi, tu tieni sotto tiro il carrista, Sì. Lo becchi da lì? Sì. Se voglio, sì. Se Roger mi dà il permesso, lo becco anche adesso. Se mi ricordo come si apre il coso del vento. Perché ho paura solo del vento che sbaglia di qualche millimetro, altrimenti è colpa in canna in testa. Devo chiedere a Lele, non mi ricordo.
che me l'ha detto lui ieri sera. Questa sarà la calma prima della tempesta. Sì, sono sì, sicuro. Per me deve essere partito più. Ho visto, ieri ho visto la live, alla fine è arrivato l'inferno. No, io ho preso un RPG in faccia. È arrivato l'inferno e dire poco. No, io ieri ho preso un RPG in faccia, proprio dritto dritto. Poi mi porta via il medevac, mi riporta, come scendo, mi abbatto un elicottero e mi cade sopra. Pensa. Una cosa, ieri è stata una cosa incredibile, guarda. Guarda, ieri sono rimasto da solo, tutti morti. Comunico con la base, ovviamente, che ero l'unico superstite. Dopo neanche due minuti arrivano un'altra orda di 10 RPG su di me a bruciapelo proprio. No, hai visto quando stavamo praticamente voi, io stavo sopra il carro come rallista, no? Sì. E voi stavate aprendo, cioè state pulendo le... Qui in mezzo va anche il capo squadra Eco. Avanti. E i feriti l'avete tutti recuperati. Ragazzi, ma abbiamo ostaggio dentro il forte giù in fondo. Dammi un secondo, passo. Che sapete della missione? User entered your channel. Oi ragazzi, come si chiama l'L su Steam? E dovrebbe essere Delta, possibile? No, Delta no. No, Delta no, Delta è qui. Delta con è Delta, infatti. Porco cribbio. No, non ce l'ho. Come, io, come l'ho contato? Nessuno sa come si apre il vento. E cos'era? Non era qui. Ragazzi, ma abbiamo ostaggi giù al forte in fondo? No, oh, cazzo. Da prendere? Ehi. Hey. Ehi. Che è successo? No! Porco mio. È cascato giù. Hai bisogno? Ma tu guarda che sfortuna. Sei cascato giù? Sono cascato giù. Mi è successo pure a me, tranquillo. Sì. Come stai? Mi sono fatto la gamba, ho bisogno di una suturata, ora salgo. Sto qui, dietro a te. Giù. Ah, dammi una suturata. User disconnected from your channel. Qui Azrael e Roger. Gamba sinistra, gamba destra. Azrael e Roger attualmente impegnato in altro. Ragazzi, scendiamo tutti e facciamo rendezvous in mezzo al prato dove c'era il medeva. Ci dobbiamo muovere, veloci. Dentro il nuovo team leader. Aspettiamo sabato. Portai! Tutti a terra, portai! Merda, dentro. Sono visualizzati. Non ho sentito. Hanno sbagliato tutti, mira. BSM, tutti al prato dell'elicottero, ci muoviamo, dai. Andiamo, dai. Vai, ci sono. Dobbiamo andare? Sono la base ultimo, no? Sì. A nord della città. Vediamo noi. Ok. Ce la facciamo. Ora ci dobbiamo muovere. Posto, Ronny, poi sono gli altri. Dai ragazzi, qua di qua. DSM di qua. Non so che lo scout. Cosa dobbiamo fare con gli ostaggi? Aiuto, panico. Mi dà una assicurata? Ha ricrasciato lo scout? Si sta provando di entrare. Dentro ad Alex. Davanti. Uomini per via di Crash Band. Però procediamo. Cioè, proviamo a stare davanti e facciamo questa mega colo e mega pugno e andiamo veloci, dai. Ok, ha ricevuto. È uno, sono io. Non l'hai sentito? No. Dobbiamo pulsare verso la 04. Vabbè, se l'hai messo da qua. Vai, senti. Vai, senti. Adesso? Nulla. Ok, ci muoviamo verso. Allora, ci dobbiamo muovere verso base ipotetica, nemica ipotetica. No? Quindi. No, loro fanno la parte nord o no? Loro fanno la parte sud, che sono un po' di più. Noi facciamo la parte nord. Ma guarda, abbiamo anche l'antenna e quest'altra zona qua, eh.
Quale? Allora c'è Carif. Stanno. Che è pieno di... Stanno ingaggiando, eh. E quindi ci vanno loro. Questa zona con l'RPG che c'è un po' di casino. Loro hanno capito che vanno su 034 e 132, mi sa. Li stanno già ingaggiando? Sì. Sì, sì, ragazzi, sì. Vabbè, andiamo. Dai, andiamo su. Aspetta, quindi noi ci muoviamo verso 03, ci muoviamo verso Carif. Perdono, mi è partito un colpo per sbaglio. Preso. Vai, vai, andate, ragazzi. Movimento. Rapodox, chiudi. Copiato. Colpi di mortaio. Alex, avanti. Comunica Deco di muoversi verso Carif d'oro. Minchia. I prossimi ci arrivano in testa, ragazzi, eh. Chiedo informazione, queste esplosioni sono del nostro elicottero oppure dei veicoli in mezzo alla città? Veicoli, no, avranno abbattuto il carro. Qui Alex, attento, non ho copiato, cosa devo fare? Interrogativo? Di avvisare, ecco, che di attaccare loro Carif, noi ci spostiamo verso il punto 034. Attenzione, il mezzo pesante sta sparando, eh. Scusa, user joined your channel. A 220 non c'era l'attacco. Ragazzi, e quanto che quanto siamo di radio come canale? Direzione 180. Ragazzi, continuiamo a muoverci, ragazzi. Alex, oh, che canale siamo? Veicolo mezzo, veicolo su strada. Ah, e che caspita, non mi sentono. Fai scaricare prima. Aspettate, sembra la civile quello. No. Fuoco, fuoco, fuoco! Ottimo, 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 muoversi, muoversi! Tutti in lungo down! Ottimo, ragazzi! Che spettacolo! Continuiamo a muovere verso la città! Vai, 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 vai! Attenzione alle schegge! Dammi la situazione. Tutto ok. Ecco per hotel, passo. Informazioni sulla vostra situazione, passo. Ecco ricevuto, passo e chiuso. Quando la squadra del mezzo ci sta ingaggiando. Non vi fermate, ragazzi, scendete. Ma io non scendo.
bordo al muro di quella casa, di quella casa di fronte, ragazzi. Ricevuto. Io non lo vedo, che cazzo, cazzo è che è? Il mezzo ci sta sparando, ragazzi. Io 120 devo osservare i colpi. Un attimo, stiamo temporeggiando primo per trovare una finestra per scendere, passo. Ricevuto. Tingo, capo squadra. Avanti, Tingo. Ho visuale sull'operatore che ci sta ingaggiando. Dove? Il mezzo attaccate, mezzo blindato. Attaccate, dico, se l'operatore. A 200, a quanto? Dammi una coordinata. Che ti copro. 220. C'è il mezzo blindato sulla collinetta. Direzione dell'operatore interrogativo. Mezzo blindato? Sì, è lui che ci sta sparando. Ma non lo vedo, porca puttana. E c'è l'albero davanti, mi sa. Mi sposto, occhio. Spostati la mia destra, ma occhio, piano piano, perché... Minchia, ma non gli arrivano i colpi, ma com'è? Ok, veicolo avvistato, direzione 246. Sabatox. Allora, Sabatox a terra. Attenzione che potrebbero essere civili, passo. Veicolo armato. Attaccatelo. Sabatox, avanti. Sei tu? Qui, sto lì. Due tracce spugne, raga. Sabatox, siete ancora ingaggiati? Affermativo. Ok, restate sotto, restate lì e non vi esponete. Cerchiamo di abbattere il carro. Ok, artigliere down. Roger per squadra, di nuovo operativa. Meno niente. Ho il messaggino rosso. Ricevuto Roger, stiamo attaccando la città. Tango 240 a mezza costa, ragazzi. Tango 240 a mezza costa. La squadra è tutta qua in zona, eh? No, è tutta giù. Ah, tutta giù? Ok, tu sei parte sì. Ragazzi, un attimo solo, temporeggiamo questa casa qui. Siamo stati bloccati qui. Ok. Dal carro. Però sembra che un po' la situazione è migliorata. Ottimo, Joy, carissimo. Allora, c'era un ragazzo che è andato di sotto da solo, che non ho capito chi è. Vabbè, non ti preoccupare, adesso quello lo vado a cercare io. Era là verso la tecnica, che ha fatto il giro qui di sotto, non ho capito chi era. Faccio. Oh, dai. Arde, sei fermo? Sei ferito? Io sono ferito? Sì, sì, sei ferito, aspetta. No, continua a sparare tranquillamente, se non ti muovi. Adesso faccio un giro, vado a recuperare. Sì, sto buttando giù i cecchini giù in fondo. Sì, infatti io sono venuto tranquillo qua. Però visto che eri ferito, visto il sangue per terra. Grande, grazie. C'è un mezzo 275 interrogativo, non so se è operativo, basso. Sì, grazie. Sabatox, situazione. Sto facendo copertura a Roger, un secondo. Ricevuto, noi siamo sulla casa di fronte a voi, stiamo facendo perimetro qui. Allora. Oh, buttato giù. Vedi qualche alone bianco intorno al video o niente? No. Ok, allora voglio non sentire dolore. Ma dato, è cuscito, tutto quanto a posto. Grande, grazie. Mazza, non me ne ero manco accorto. Dall'altra parte, passo? Sì, ci penso io mentre vieni verso di noi. Affermativo, allora io sono con gli altri operatori, passo. Ragazzi, come ci ho messi? Sta sparando ancora qualche cecchino. Ah, oh, perfetto. Sì, ma con sto mirino non riesco a regolarmi, raga. È una merda. Sei il miracolo, sto a provare a palombella, ma... Asriel, ma sei ferito? No. Sì, no, l'ho curato. Dai, allora sto sempre ancora sangue. Dove che dall'altra parte c'è... Ragazzi, chi non è impegnato con le cure, facciamo un bel perimetro, dai. Sta in fissa con questi perimetri, eh? Aspetta un attimo, sai che... Perché sei riaperto, perché lo vedo... Lo fino a... miseria.
ma se ci faccio sto tiro. Tango 253. Ho visto. Niente, non ci arrivo. Operatore cancella, attenzione alla vostra destra, probabile tango, non c'ho visuale. Sembra un messaggio promozionale. Oh raga, provino solo questa situazione. Stiamo ingaggiando per un primo dei cecchini, appena sappiamo una finestra vi raggiungiamo, passo. Ricevuto, avanzate il prima possibile. No, scusami. Infatti ho detto che è successo. No, scusami. No. Oh ragazzi. Allora seguite anche voi, dai. Asrel. Sì. Dai, gli ultimi due colpi e poi andiamo, dai. Dai, ok, ci provo. Se sta fermo, state fermo. Sì, si è pure mosso. Buonanotte. Ma dov'è? 2.25 sopra le sopra la montagna in movimento. Dai, andiamo Asrel, dai. Dai, vabbè. Ok. Operatore Sabato, si movimento da nord, fateci copertura, passo. Ricevuto. Occhio. Occhio al RPG. Adrel up. Sì, sì. Altro RPG. Denton, porta avanti la squadra in direzione sud-ovest 240. Lascia un paio che aspettano sabato se i track arrivano da nord. Ricevuto. Roger, siete voi sopra le case? Ho messo un attimo. Affermativo, sono voi ragazzi, raggiungetemi, passo. I tank hanno lanciato un RPG sulla casa che stavamo coprendo, passo. Venite con me, vieni con me. Li avete sopra le montagne. Era quelli a cui stavo sparando, infatti vi stavo avvertendo. Ecco, lo sapevo io, lo sapevo. Tacci sua. Guarda la terra. Ricevuto. Riesci a recuperare RPG. Abbiamo anche un carro a 2.30 ragazzi. Qui Roger Marconista, comunica, raccomando situazione, se possibile richiede artiglieria su carro. Chiudo. Marconista Alex, la Hotel ha richiesto la 10, non so se funzionano i designatori, passo. Ricevuto, niente designatori, coordinate, di che devo dare le coordinate. Ricevuto, provo a segnarle io, passo. Ricevuto, comunque comunica all'altra squadra che devono usare le coordinate per bersaglio o qualsiasi tipo di richiesta a comando. Diversi tango, direzione 273, vicino ai carro. Ho messo un puntino 300 metri. Affermativo visuale. Stavo aspettando, mi muovevo. Ma vabbè. Vabbè. Qua Ambra squadra, c'è un altro carro a 2.30. Allora c'è più tirati su, Grande. Roger, ho preso 4 persone. Aveva preso 4 persone.
mi danno un po' di tempo per scoprirti su Ase. Vai tranquillo. Tanto non mi muovo, sto qui. L'avevi quasi fatta. Tingo Roger. Avanti. Status. Siamo un attimo bloccati indietro per dei tango in direzione sud, circa 180. Ricevuto, solo tra la nostra e la vostra posizione, interrogativo. Affermativo. Ok, ricevuto. Allora ti farò un bel po' di sangue. Andiamo su tranquillo, facciamo un bel 3 litri. Allora. Cosa è successo? Alzer, mi ricevi? E a terra, lo sto curando. Mi ricevuto. Letto è occupato su Ambra. Come è occupato su Ambra? Ma si è appena parlato Ambra. Ragazzi in movimento in direzione 240. Oh Gesù. Che palle. Riuscirò mai a fare una partita senza schiattare? Col difibrilla. Cioè, situazione? Sono messo male, adesso sto cercando di recuperare con... tra poco dovrebbe tornare su. Chiedo conferma della tua posizione, Joy. Allora... Quando squadra, il carro armato sta sparando dalla nostra direzione, il carro armato a 2.30. Ambra, non usare la radio, sei accanto ai tuoi colleghi. Siamo ancora indietro dove ci hanno lasciato la sua collinetta in fondo a voi. Siamo a... Dove siete? A... Voi siete a 200, giusto? Ricevuto, ma siamo quasi a un chilometro di distanza. Chiamiamo il medevac o lo prendi in spalla e vieni verso di noi. Anzi, chiamo il medevac sulla tua posizione. Va bene. Va bene. Se non lo buttano giù. Ok.
Comunque anzi, fai così, cioè continua con le procedure mediche, adesso vedo di mandarti qualche operatore. Dingo, Roger. Vanti, Dingo. Riesci a raggiungere la mia posizione? Arrivo. Allora. Affermativo. Noi con l'adrenalina. E niente, non viene su, porca miseria. RPG. Grazie per il follow. Ok. Ok, ci muoviamo. State dove siete. Grande, grazie Joy. Fammi controllare una cosa, perché non so quanto sangue... Sento il cuore infatti che batte. Ok, allora faccio una adrenalina, se mi guarda bene. Credo che devo mettere ancora 1000 di sangue. Allora, te ne ho messo altre 1000, quindi in teoria saresti con 4 litri di sangue. Ok. Però mi dà ancora il rosso. No, mi dà la crocetta veramente, quindi come se fossi tipo zoppo. Zoppo? Uh-huh. Ah no, quale. Sto... Proviamo gamba destra. Provo a mettere questo qua, non si va. E... Provo questa qua. Prova a tirarti su e farò un passo a piedi. Ah, aspetta, è sparito la crocetta. La crocetta, allora si può andare. Io direi di andare verso... Perché loro hanno detto che stanno a un chilometro da noi, quindi a 200. Ok. Proviamo. Dai. Non so. Ah, ma siamo rimasti solo io e te qua. Roger, arde le già in movimento verso la nostra posizione. Perfetto. Quadra, muoviamoci verso sud, in movimento. Facciamo tutto al coperto. Sì. User disconnected from your channel. Stato sparando su a loro. Ok, Joy Alfredo, vi aspetto io indietro. Continuate per Alfredo e Joy in direzione sud-ovest 240. Sì, stanno dopo la casa qua sopra loro, l'ho visto io prima. Io sento un casino in radio. 240 sarebbe... Qua, la casa questa qua sopra. Sono oltre la casa qua sopra, perché stanno tutti qua. Infatti io le avevo a vista, però... E adesso siamo messi. Aspetta, passiamo dall'altra parte, va che è meglio. Dall'altra parte? Sì, che sento... Almeno siamo coperti di qua. C'è solo Roger dietro. Vediamo. Abbiamo segnalato la posizione con i fumogeni, passo. Joy. Ok. Dimmi se ce l'hai visual. Sì, li vediamo. Aspetta che io ho finito la stamina. Li vedi? Sì, l'ho visto, okay. L'ho visto. Ok. Che sento colpi qua sotto, Io sento un casino in cuffia che non ti dico. Direzione 155. Sì, li vediamo. Occhio. Li vediamo.
Occhio, no, no, stanno i tango. Occhio che sotto, qua sotto ci stanno tango. Recupera l'energia e ti la fai di corsa. Sì. Guarda, se vuoi tu incominci a scalare, io ti copro. Dentro il casino. Se vuoi tu incominci a scalare dall'altra parte e io ti copro. Okay. Va bene. Intanto ci sono pure i ragazzi sopra il tetto. Posto Joy. Dov'è il Fredo? Eccolo lì. Perfetto, ottimo ragazzi, rientornato. Avanziamo verso la moschea. Vai Joy, vai Joy. Muovi. Ok, squadra avanti. Come siete messi a stamina? Direzione 160 verso la moschea. Come siete messi a stamina? Male, male. Allora male, aspettate male. Un attimo, dai. Però ragazzi, incamminiamoci, dai. Camminiamoci, se almeno non rimaniamo indietro, dai. Piano piano. Ehi, situazione ragazzi. Ancora sta avanzando, sto prendendo pure meglio. Ci fermiamo al muro della moschea in direzione 160, passo. Copiato. Rendezvous all'entrata della moschea. Facciamo perimetro lì e poi entriamo insieme. Vai Adrian. Sì, vedo, vedo una capoccetta, vabbè. Vai, vai, vai. Faccio un check radio di squadra generale, approfitto del momento. Valan. Valan, mi ricevi? Qualcuno in viso al Valan, ragazzi? Negativo. Negativo. Ciao, Tox, cosa facciamo? Proviamo a andare a vedere noi dov'è. No, 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 no. Roger, Valan era avanti con Dingo. Ok, individuato. Ok, vai. Valan c'è. Shepard? Ok, Sabatox? Affermativo, tutto ok. Anni? Affermativo. Ray? Affermativo. Denton? Ci sono. Ambra? Jack? Vedo. Operativo. Alex? Operativo. Red? Operativo. Maverick? Operativo. Joy? Operativo. Ingo? Verde. Ok, ci siamo tutti. Allora, ci sono tutti? Ok, lungo le pareti, avanziamo verso il compound. Occhio dalla sinistra, da destra. Ok, non scorgerti troppo, eh. È dentro la moschea, dentro qua. Okay. Allora, sui lati del muro, procediamo qua dentro, in questa viotta, ragazzi. Ci siete tutti? Certo, dalla finestra. Andiamo. No, non l'ho preso, porca puttana. Lockdown, raga. Crollato un palazzo. Qui tutto a posto ragazzi, qua dietro. Ho grido. Okay. Riuscite ad avanzare. Vai. Abbiamo un operatore qua a destra down. Ma no, ho solo due caricatori. Porto indietro il ferito. Occhio. Roger, dobbiamo pulire la moschera di fronte perché da lì ci si sparano. Sì, da il medico. Penso io ad Alex, Roger, portamelo qua dietro. Lascialo qua, apposta, la vedo io. Chi è l'operativo qua dietro? Avanzate, chiunque sia operativo qua dietro. Stai fermo, Alex. Sì. Occhio. Blu. Coprimi, Tango dentro la... Aspetta che ti faccio chi. Chi è nella finestra? Aspetta, ti muovo. Finestra. Abbiamo l'ombra terra, qui dietro. Ok. Arrivo. No, okay. C'è Red a terra, ragazzi. Ho Red a terra qua. Qualcuno ha fatto l'apertura da sinistra. Dobbiamo prendere l'edificio. Ok, la finestra.
Sì, la finestra non c'è più nessuno dentro a controllare. Ok, perfetto. Copri un attimo. Capiamo? Ok, ragazzi, la mosca è libera. Okay, però allora, dobbiamo prendere quell'edificio di fronte, da lì che... adesso andiamo, aspettiamo la squadra per muoverci nella via. Mi raccomando, belli i miti nei lati, facciamo cure. Io ho bisogno di cure, bisogno del medico. No, torno indietro, aspettiamo, vai. Pure io ho bisogno del medico. Ma dietro, dietro il muro, a casa di Roccata c'è un medico. Allora, cura Denton, poi cura me, cura Denton, poi cura me, che così Denton va avanti. Occhio alle schegge, tutti giù sdraiatevi. Denton, vieni qua, dove vai? Qua, Ray, qua. Ok. Vieni verso di me, te. Se metto la posso essere anche a... adesso non entriamo qua da destra, diciamo da sinistra, qui davanti. Ok, ottimo. Com'è qua la situazione? L'ho assicurato. Ronny, dimmi. Se sei un medico mi cureresti? Come no? Ok. No, Marco Nista, puoi chiedere la situazione dell'altra squadra interrogativa? Ehi. Io sono Roger, li ho sentiti prima, mi hanno detto. Ah, cosa hai detto? Sì. Hanno fatto bombardare la città e stavano entrando dentro. Ora stanno chiamando un medevac perché avevano la squadra a terra e i medici non disponibili. Ok. Poi mi dicevano che un bravo medico. Hanno messo un audio in preghiera, credo. Ok, ci siamo, ragazzi. Occhio Roger, qui ogni tanto ne scappa fuori uno, Sì, appunto. Cioè, sei proprio messo male dietro, no? Ma questo non è andato dal lato destro, è dal lato qua a sinistra, dal muro a sinistra. Ok, da lì, Roger. Dai, vai, andiamo. Da lì, ogni tanto aspetta, fammi ribendare un attimo. Poi limiti feriti ce li aggiungono dopo. Ranni. Dimmi. Mi potresti fare un kit chirurgico, penso io, sì. Ad Ambra. Allora, stai un po' più indietro, chi è il ragazzo qua dietro? Dingo. E vai un attimo al posto di Alex, perché c'è lui il marconista. No, cosa? Non muove, okay, andiamo avanti. Ho bisogno di un sangolo. Vi copro, andate avanti, andate lungo il muro, andate ragazzi, vai. Sto lagando talmente tanto che vedo che Ronny sta sollevando il vuoto. No, cos'è? Faccio 2 metri di aerei. Ah, mi sa che sono più comune. Sì, no, quella la devo fare, però... Ok, sei a posto, Ambra. Grazie mille. Fermo, c'è qualcuno là. Hai mica bisogno di fare più di no, solo le ferite e poi l'ho cucito. Non date sempre fammi fare una prova. Ma perico, non dato buono. Non riesco a mirare bene. Un litro di sangue, sta a posto. Per me va bene. Ok, grazie. Ok, grazie, lei. Vai. Stavo controllando solo l'uscita. Operatore sabato a terra. Ok, puoi andare. Cazzo. Sto ballando ancora però orizzontalmente. No, attenzione. Niente. C'era un perdona. Okay. È andato giù che palla, sì. Sì, è andato giù. Porta indietro un ferito. Porta qua dietro, è libero. Sto curando. È libero. Prendete sto cortile, avanzate ragazzi, avanziamo. Andiamo. Chi può avanzare avanzi ragazzi, lungo il corridoio a sinistra. Aspetta, stai guardando un secondo. Senza braccio, Aspetta. A braccio, faccio testa. Non sparpagliatevi, cercate di seguire la squadra. Brava box, dai, che ti vediamo su adesso. Alex, sei tu? Sì. Grande, fra. Ah, mi stai sistemando. Ragazzi, non entrate di qua, andiamo direttamente alla moschea. Chi è che c'è di qua? Ci stiamo un po' allargando un po' troppo, No, destra, andiamo da... Ma vedi tu? Sì, no, più questa qui deve essere vista. Questa qua. A sabato ci può essere. Do una mano anch'io, facciamo prima. Sì. Qui Adrella Roger. Avanti. Hai una granata? Negativo. Ma la gamba gli sta tutta male. Ok, fai il kit chirurgico, io gli comincio a mettere il sangue. Intanto gli metto il sangue. Ora gli controllo subito ragazzi, che c'è il menu medico io. Faccio prima. Allora, la pressione sta... C'era uno qua, attento.
25 su 17. Ok, okay, mettiamo 2-3. Il polso non ha battito, ragazzi. Gli faccio RCP. RPC. Stavo facendo. No, io gli faccio un defibrillatore. Aspetta un attimo, inietta l'adrenalina. Ok, di litri ne metto un altro io. Non c'ho. Qualcuno ha un litro? Io ora glielo metto io. Sì, sì, io ce l'ho io un litro. Io ne ho di più di uno. Lo metto io, lo metto io, così mi libero un po'. Sensazioni? Ma che cazzo era? Ok. Qui oggi la squadra, chiunque sia in vita, ci becchiamo come rendezvous alla moschea. Sopra la torre, ragazzi. All'entrata, pronti a fare irruzione. Qui dietro, ragazzi, situazione. Oh, ma sono tutti a terra qua. Sì, qui oggi la squadra, arretrare, abbiamo metà squadra down. Ti stavo chiedendo una granata perché. Roger, ti stavo chiedendo una granata perché ce n'era uno dentro la torre di là. Fumogeno verde. Mannaggia, potevi dirmelo che ci devi mettere la squadra giù. No, e ti ho chiesto una granata perché c'avevo un tango su in torre di là. Ok, ok. Merda, tutti giù. Infatti gli ragazzi, stavo sparando e invece ci ha tirato una granata, sto maledetto. Sono disponibile. Abbiamo medici qua? In vita? Ma come è possibile? No, mi sa che erano tutti dietro a me. Qua c'è il gioco. Cosa è successo? Un mortaio. Ma com'è possibile? Non ho idea. Adesso chiamiamo il medevac, Marconista. Ragazzi, mi sentite? Sì, sì, ti sento. Sì, no, c'era un tango dentro la torre qua, a fianco a noi. Gli stavo sparando, ma ci ha tirato una granata. Ma porca troia. Ok, intanto nel frattempo prendiamo i pazienti. Adesso chiamiamo il medevac. Qui squadra qui. Ragazzi, restiamo in copertura. Direzione. Arrivano da dietro, non siamo in copertura. Vado dentro in casa, vado. Restate così, Maverick, si mette dietro al muro però. Io ho bisogno di un medico. Ok, resta pure qua in zona. Ok, allora vai, staccati, dico proprio io. No, mi pendo e sto qua, aspetto il medico intanto. Siamo nella zona del... del secondo BG. Abbiamo trovato un secondo BG con l'antenna, abbiamo metà squadra a terra, richiediamo l'intervento di un medico, al passo. Dì che i medici sono a terra, dico. 040 126, sta arrivando il medico. Mettere in sicurezza la zona. Allora, dottore rimasti qua. Le coordinate sono 040 126, passo. Porca troia. Adesso arriva il medevac, ragazzi, resistete comunque sia qua a terra. Allora, lui è sicuro medico. Però guardate in che posizione sono morti, nessuno sta guardando. No, è arrivata una granata, non si capì dove. È una granata? Sì, una granata. Qualcuno ha sparato la torre, è arrivata una granata e sono morti tutti. Ok. Porto aereo. Sei medico tu? Vabbè. Sei medico? Ah sì, sei Joy, scusa, sì. Grande, no, Joy. Qui ho un medico sicuro perché erano tutti i medici, stavano su non so chi. Dobbiamo andare a fare una LZ, raga. Qualcuno mi sono messo malissimo. Appena qua dietro possiamo fare una LZ, secondo me. No, oh, come si è riaperta la ferita, madonna che palle. Questo ragazzo qua dietro? Red. Grande Red, ottima copertura. Sperai là io. Anche okay, no, ti lascio qua con Red, io vado a guardare un attimo qua come la situazione. Cazzo merenda. Alex? Ottimo, hey, tu chi sei? Sei ferito? Tingo. Perfetto, gli altri i miei colleghi? No, per adesso sono solo qua. Ok. Qui c'è qualche alleato oltre quel muratore? La testa. No. Ok, perfetto. Allora... sta a dirti, Ho cazzo ancora portato. Allora, adesso aspettiamo sto medevac. Che è successo alla tua squadra? Prova a chiamarti, senti intanto la situazione. Qui ecco a hotel interrogativo, aggiornamento.
Qui ecco ricevuto, il medevac ha funzionato, interrogativo? Ecco ricevuto, passo e chiudo. Ah. E mi si riaprono le ferite. Mannaggia. Joy? È svenuto Joy? Yeah, come va? Cazzo è svenuto. Ok, 3-4 minuti arriva il medevac, ragazzi, resistete. Segnalo con fumogeno verde, passo. No, ma questa è balla, non è Joy. Ah, e dov'è Joy? Era qua che stava medicando. Era svenuto qua accanto. Ma chi è sta Joy? Ricevuto, passo. Era uno di questi. Questo qua è Shepard. Estrina, controlla. Eccolo qua, Joy, questo qua. Ah, è tutto bianco, stabilizzano la gamba che li sanguina, cacchio. Merda. E bendiamoli. Li stabilizziamo. Stabile. Sono ok, non facciamo di morire dissanguato, ragazzi. Intanto tu, per tutti gli altri, munizioni, sostentamento, come siete messi? Tutto a posto? Stand by. Io ho un solo caricatore. Vuoi vedere che armai? Ok, sì, da 7 e mezzo. Tu? Io ho 3 caricatori. Ok, perfetto. Io ho 4 caricatori e mezzi, poi avrei bisogno, diciamo, di un medico e uno vuoto. Ma facciamo così. Anch'io avrei bisogno di un medico. Adesso c'è, cioè, allora ragazzi, chiunque abbia bisogno del medico, salite adesso a bordo di questo elicottero. Tanto poi vi riportano indietro. Quindi chiunque abbia bisogno di medico, anzi prendetemi in spalla, ragazzi, prendete subito in spalla i compagni. Ragazzi, c'è il medico. Ragazzi, velocemente prendiamo in spalla i compagni e li portiamo all'elicottero. Raga, io non lo posso portare perché sono ferito. Non fa portare, infatti. Vedi che devono leggere sulla cartina. Qui in medevac riceviamo fuoco da un carro, dobbiamo decollare. Ok, decollate, decollate. Ce n'è ancora uno, Come è andato? Via, via, che si sta sparando il carro, via, via. Vedi di leggere su adesso informazioni su cartina. Cazzo, sti due qua? No, sono rimasti due giù qua. Vabbè, vi stabilizziamo. Adesso quando tornano i medici li curiamo. No, ma è... Negativo. Noi vediamo solo le coordinate precedenti. Hanno controllato nell'Ares Intel della mappa, interrogativo? Motorso, vabbè. 034-132. Si è riaperta la ferita sulla gamba destra. Sì, si riaprono in continuazione. Io le medico, queste si riaprono. Lo so, perché sono ferite adesso. I medici sono stati portati via col medevac. Adesso quando tornano stabilizzeremo questi due qua. Nel frattempo cosa facciamo? Per non bloccarci, in due li pigliamo in spalla, questi due ragazzi qua. E intanto entriamo dentro, così intanto saremo anche al sicuro dentro la moschea. Quindi i due faranno trasporto pazienti, gli altri faranno riduzione dentro la moschea. Ok. Però vanno, aspetta, cuciti, sennò... Sì, sì, adesso vanno cuciti, aspetta. Intanto, nel frattempo, mentre aspettiamo i medici, allora... Dai, uno lo piglio in spalla io, dai. Ah, io chiappo l'altro.
Ok, allora ragazzi, adesso io mi sto prendendo l'oceano. Dimmi. Devo prendere io, dico. Ma no, fa niente. No, no, vieni tu, io dico Red e Ambra, okay. Facciamo la pulizia. Dai, noi vi seguiamo, ragazzi, quando volete. Ok, noi avanti e il resto che ci segue. Maverick dietro, chiude. Ok, Maverick chiude. Andiamo. Vai. User disconnected from your channel. Occhio, la porta è aperta già. Ok. Presta attenzione alla torre a sinistra. Vedo un tavolo con su dei. Io sono zoppo. Io pure. Posto. Fianco sinistro, libero, entro. Fianco destro, libero. C'è la macchina, vai. Prendiamo la macchina. Vai. C'è un cortile, occhio. Occhio lato sinistra. Sento delle voci nel cortile, attenzione. Attento di Dingo, libero. Destro. Entro destra. Tango di fronte a me. Con me. Io sto svenendo. Tango battuto. Vai. Ricarico. Vado io avanti. Avanti. Ottimo, bravo, voi continuate. Sto alto. Attento, intro sinistra. Alex, okay. Muoviamoli in questa stanza qua a sinistra. Ok, tengo le scale, Allora, no, dietro alle spalle controlliamo se ci sono usciti qualcuno. C'era qualcuno fuori. Io sono ferito, vai tu avanti, Red. Chi è questo? Sono io, Roger, sono Azer. C'è l'altro? Vedo io. Ah, sei l'ultimo, ok. Sì. Allora, se riesci, Maverick. Nel frattempo mi tieni l'entrata, magari, va bene? Sì. Visto che siete zoppi, allora, qui c'è i feriti qua accanto, nella stanza accanto. Entro. Vai, Red, vai. Vado. Avanti tu. Libero. Vedi che noi siamo la moschea al momento. Entro. Che a breve arriverà anche il medico. Ecco ricevuto, noi siamo un attimo asserragliati dentro la moschea, se vedete abbiamo segnato un arco, sta arrivando anche un medevac a breve, se avete bisogno potremmo vederci qua, interrogativo. Occhio, stanza libera. Sta su a terra. Ambra, ci sei? E poca stamina. Ok, andato. Ok, ricevuto, potete lasciare un marchio, un acqua in mappa. Vai. Ok, le scale siamo già passate. Con la mira che mi palla peggio. Ok. Saliamo le scale dell'altro piano. Ok, avanti. Vado avanti. Vai. Roger, okay. Metto secondo, dai, che io sto virando, sto ballando. Trister libero? Ok, libero. Roger, mi ricevi? Mi sa che qua l'hanno pulito già loro. Dimmi. Roger, mi senti? Roger, siamo nel tetto. Ok, situazione? Pulito. Tetto libero. Ok, nessuna intel, niente di niente? Controllate bene tutte le stanze. Occhio, giù, da fuori, dalla torre. Ci sparano da direzione nord. Copy. Posizione esatta dei tango. Bassa quota, direzione nord-ovest, down. 340, niente, down. Ok, situazione qua sotto. Quello. Chiedo conferma, moschea pulita, interrogativa. Moschea pulita. Ok. Qui è... AFK 3 minuti. Ok. No, questa cosa è niente. Oh raga, l'elicottero? Non lo so. Ha trovato Inter, prendo le stanze. Sì, c'è l'elicottero. Mi date una mano? Quando vuoi, Dingo, scendiamo.
o manteniamo copertura dall'alto? Vai Alex. Vai. No, Lele, te l'ho chiesto io, Ronny. Chi è il genio che ha messo il botte con la granata sopra a 3 medici? Qui Roger e Ronny, siete voi a bordo dell'elicottero, interrogativo? Affermativo, Roger. Ok, vi stiamo aspettando giù dentro la moschea. Affermativo. Avviso al pilota che adesso stiamo portando dei feriti a bordo. Lele. Non ti senti in radio, Lele? Devi parlare a voce. Qui Azrael e Roger. Sono qua i feriti, li stiamo caricando. Qui Azrael e Roger. Avanti. Mezzo blindato a... Feriti su. Mezzo blindato 240 che spara. Ricevuto, segnate coordinate, prendete le coordinate. Roger, ma quel mezzo lo stiamo chiamando da due ore, ma niente. Allora, avete segnato le coordinate sul cartino, io non le vedo. Raga, io stacco, buonanotte. Ciao ciao. User disconnected from your channel. Rango visibile dalla torre della moschea, basso. Ma dove sta? Non riesco a prenderlo, ragazzi. Dove sta Ambra? Non mi sentono, ma stasera, ma che è? Oh? Ambra, dov'è il tango? All'interno della torre media. Direzione 000. Nella valle. Buonanotte a tutti ragazzi. Ciao, buonanotte.
User disconnected from your channel. Veniamo, Ambra, adesso veniamo. Ambra è a terra. Qui roggia tutta la squadra, movimento dentro la moschea, restiamo lì perché qui si è troppo scoperti. Dopo con calma ci becchiamo i tango. Alfredo, sei sulla moschea interrogativo? Sono sulla moschea vicino ad Ambra che è a terra. Ricevuto, in direzione ovest, circa 280, dovresti vedere un compound tango, mi devi prendere le coordinate se ne è la possibilità. Operatore Lingo attivo. Sono in direzione 260. È pieno di nemici qua, ragazzi. Oddio. Attento, attento, davanti a noi, davanti a noi. Cazzo, sono invenuto. Vieni via, vieni via, vieni via, Roger, vieni. Voi siete tutti vivi? Sì. Non riesci a spostarti un po' più di qua perché sei sotto fuoco del tank che ce l'ha. Mi vede? Sì. Aspetta, prova. Io non la posso spostare, se riesci tu perché sono ferito. Ok, ok. A terra. Ok, una trecina indietro se riesci. Se riesco sì. Non mi riesco, faccio. Ok, mi sono ripreso, mi sono ripreso. T'ha colpito? Ok. Dove sta sta infame che non si vede? Non sono ferito ma non riesco a spostarla. Aspetta, aspetta. Sono ferito ragazzi. Aspetta, aspetta che la carico. Ok. Ragazzi, copritemi, copritemi, ci ho ferito. Qui. A posto. Va bene. Ronny. Copritemi. Sì, ok. Ok, sono. Ok. Ok, adesso Ronny. Allora, vediamo un po' dove sto carro. Eccolo là. Ronny, sei tu qua? Devo vedere la porta qua. Ok, l'ho preso. Ho bisogno di te. Ma qua dietro lo scritto. C'è un altro scritto proprio qua, scritto a te. 270. Questo più lontano dobbiamo vedere da dove arriva. Allora, io ti ho un'idea, io lascio restare il tango. Ci infiliamo subito dentro a destra, dentro la moschea. Ma qua sta tirando proprio qua. Tingo Roger. Avanti. Allora ti comunico che siamo presi sotto mira anche da un carro in direzione 270 ovest sulla collina. Breve ti do le coordinate. Ricevuto. Ottimo, grande. Un altro. Intanto abbiamo messo un po' di difesa. Sempre questa torre, secondo me. Sì, sempre da qua, questa non l'abbiamo pulita, secondo me sono scesi tutti da qua. Eccolo, le scale, Tutti lì dentro stanno. Negativo. Come va con questo ragazzo? Buono. Un medico, ragazzi, un medico, per favore. Solo guardiamo. C'era ogni accanto a te. Dai. Andiamo a pulire la torre, secondo me la... Sì. Ma io c'ho un sacco di carro dopo da dare. No, aspetta, vieni su torre, vedi, ok. Vai, su torre pure, che adesso è già bendato qua sul petto. Dici che stanno ancora là dentro. Dopo ho preso, visto che raccomando, faccio un po' di... Ora, dagli un litro di sangue. Oh, cazzo. Prego. Lingo Roger. Avanti. Abbiamo un medico in attivo? Al momento negativo. Ok. Ok, adesso la faccio. Joy, mi ricevi? Sì. Come va? Hai qualche paziente sotto mano? Sì, Denton. Aspetta, non ti muovere che sei messo male pure tu. E adesso aspettiamo che il sangue gli entri in circolo. Nel frattempo, Ronny, ho bisogno di fare un piacere, se entri dentro la moschea, subito qua dentro a destra, al piano di sopra ci sono dei ragazzi proprio a terra. Poi mentre questo qua gli entra il sangue lo porto dentro, aspetta. Mi spalmo. Aspetta che lo copro io. Sì, entrate dentro la moschea. Lingo Roger, appena possibile necessito di un medico per andare sul tetto. Il mio amico sta arrivando. Andiamo, ragazzi.
con un medico, ci si conferma, piano superiore. Cima, sul tetto. Affermativo. Ma se riesci, Joy, c'è in spalla un ragazzo. Lo sto portando al terzo piano, in cima, sul tetto. Ronny, qua. Premi WS. Qua, la attenzione a questo lato, che c'è un carro in direzione ovest. Ok. Nell'angolo qui. Ma qualcuno? Occhio. Porca madonna. Ragazzi, qui c'è un edificio chiuso. Portate i feriti qua dentro. Qua dentro. Ma no, c'è no, no, raga, là dentro non vi conviene che vi spara la tecnica. Io sono feritissimo, sto per cadere. Occhio per l'edificio. No, occhio, destra, vai. Alex a terra, sì. Che torna qua. Corto. Sì, stiamo curando, Ambra, c'è il medico accanto a te. Fai vedere se è stabile. No. Prova a fargli un... Vai, dov'è? Non c'è persino sanguigna. Aspetta, Roger. C'è pulso, qualcuno che mi fa un RCP. Grazie. Poi ad Alex mi sa che basta solo un colpo di defibrillatore, perché stabilizzato gli sta entrando il sangue in circolo. Ok. Grazie. Senti. Ma quel mezzo, quel mezzo di carro, E tu mi consigli di continuare con l'RCP? Ok. Devo subito, appena mi sistemo. Lo faccio. Aspetta, che cosa è finito? Ho bisogno anche di sangue, te ne faccio uno da 1000. Ok, sta riprendendo il battito. Allora, cresce la pressione. Ragazzi, okay. Ci sparano anche da nord, eh? Allora, aspetta. Ci sto capendo più niente. Da nord dove, scusa? Aspettate un secondo. Quasi finito, bastardo. Roger, il comando sta chiedendo la viola. Lo so, adesso li tiriamo su. Allora. Aspetta, prova a tirarmi su, tira su prima Alex, prima di me, tira su Alex. E c'è già Ambra, okay, sì, Ronny, sono Ambra. Basta solo. Ma da dove cazzo arrivano sti colpi? Infatti. Allora. Qua come va con Ambra, vediamo. Cos'è Boh, cioè allucinante, non si capisce da dove arrivano i colpi. Fai tu le RCP, Roger? Che sì, stai sparando al... Stai sparando al mezzo. Ma basta che solo che a breve gli fai il... Gli fare il defibrillatore a breve. Sì, ho già fatto un ciclo di defibrillazione. No, vai, basta. Aspettiamolo che le fluisce ancora un po' il sangue. Boh, se ne danno i colpi ma non si vede. Roger? Dimmi. Guarda. Ho segnato in mappa un'area di quella Madonna in cui potrebbe esserci il carro. Cioè, qui c'è il carro. Se vuoi Là, il carro. Provare a fare. Adesso, appena vediamo i marconetti, ci chiamiamo le coordinate. Adesso c'è Ambra e Alex sotto cura. Tutti e due si stanno curando. Ok, prova a fare adesso un defibrillatore di nuovo. Questo secondo te? No, scusami, Ronny. Ok. Cazzo, okay. Allora altro sangue, fagli un altro video, ma per piacere. Alex è su, Ok, vai Alex, al comando, quindi. Come? Al comando, comunica, di che ci siamo adesso. Non ci faccio un cazzo, io. Comunica a comando subito, urgentemente, che ci siamo. Che ti stava chiamando prima, due ore. Ecco... Come sta con lei? Occhio, che ti fanno lì, Punto 52, si alza, dai. Ok. Siamo continuamente. Vedi vedere come è messo. Ingaggio nella zona. No, aspetta che un po' di sangue ancora un po'. Dammi stare a PG. È questo sto dicendo. No, è scarico, non ci stanno le munizioni, ci ho già provato io. Ma non ho la batteria. Tanto nulla. RPG, mollano giù. Di fatto potete venire. Che da stare a PG giù? Ragazzi, avete una batteria? Sì. Una batteria. Vai.
magari ci serve che disegni con laser il bersaglio. Qualcuno ha una batteria? Ah, no, no, no. 3-4 litri di sangue. E 3 recipienti di del conto. Abbiamo le coordinate. Qualche mitragliere che mi fa copertura mentre prendo la mira. Io provo. Sì, provo. Uno ha le batterie. E lì che per ora abbiamo niente laser, abbiamo solo coordinate. Attenzione. Vai, vai. Scusa. Purtroppo abbiamo finito le batterie dei detonatori, quindi bisogna utilizzare navigazione a vista e coordinate. Basso, basso. 86, si sta allora, vivendo, le coordinate. Sì, coordinate e bersaglio. 0-3-3 1-2-4. No, vaffanculo, va. Come va con Ambra qua, ragazzi? Ecco il comando, allora abbiamo... 1-3-28, sta riprendendo pressione e battito buono. L'estimativa del carro dovrebbe essere in 0-3-3. Si vede che ha perso così tanto sangue che... 1-2-4, passa. Bisogna ancora fargli un po' di... Sta prendendo di nuovo il battito. Devi vedere, allora, risposta. Veritissimo. Allora, battito. Adesso gli faccio... Che cosa gli faccio? Oggi qui stai... Chi è questo? Che sta lì, che sta al limite. Che è successo? Sono io, sono io. Dingo, ecco, è andato giù. Chi è andato giù? Dingo. Volato giù? È andato giù Dingo? Ci sei di sì? Sono vivo, sono vivo. Sei vivo? Non so come. Dove sono Zop? Cazzo sei? Merda, merda, merda. Qua, qua, qua. Non ti mette là, aspetta, vieni. Roger. Qui ecco in angolo di là. Ragazzi, oh. Conferma. No, 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 no. Non fare giù. Qui ecco negativo, non è ancora. Oddio. Sono svenuto. Ok, abbiamo un altro ferito. Roger. Niente, qui c'è un medevac. Non riprende il battito, tirando perde i coordinate. Allora, intanto pensa all'altro, io guardo Ambra. Sì. No, perché ci manca il sangue, sta ancora difendendo, manca poco. Sì, lo vedo. Dov'è? Pressione. Allora posto. Aspetta che lo... No, qui, grazie, detto, sì. Stanno cadendo vicino o no? Posso? Per no. A posto. No, quanto lontano? Quanto da correggere? Ok, ho capito dove correggere, ti do le nuove coordinate. 0-3-4-1-2-5. Cioè, io... Ah, no. 0-3-4-1-2-5. C'è 1-2-5. 0-3-4-1-2-5. Sono qui. Ah, no, perché vedremo la mira, poi dopo questo 0-3-4-1-2-5. E allora il braccio anche. Le coordinate sono 0-3-4-1-2-5. Però può essere che si stanco e la botta. No, devo correre il tiro. È un compound. Mamma, quanto gli hai dato di sangue? Ok, c'è allora. Bisogno di sangue? No, io ho bisogno di un medico. Io. Dingo. Ok, ho defluito il resto del sangue, gli serve altro sangue, un'altra trasfusione d'Ambra, un litro. Ma lei dove sta? Medico. Per un secondo, aspetta. Ce l'avete il sangue, vi serve, io lo può. No, non un po' di sangue. Ok, ma lei dove sta, ragazzi? Lo lascio qui per terra, ragazzi. Qui tanto Ronny ha bisogno di un altro piacere. Un altro litro ad Ambra, mentre sì, sto facendo adesso. Questo qua, ad Azrael. Come va lì con lui? Manca Ray, manca Roger. Ray. Tutto qui per terra, ragazzi. Grazie. Non c'ho battito sì, qui. Sì, sì. Okay. Manca anche Ray. Roger. Dimmi. Sono andati. Sono andati male pure questi altri colpi, Grazie. Quanto male? Da che lato ha colpito? Siamo tutti appiccicati. Sembravano le stesse coordinate. Cioè, proviamo più avanti. Proviamo. Ray, sei. Allora fai così. Okay. Grande, grazie. 1, 2, 4, mi dai anche una sudurata? Che sono svenuto perché praticamente stavo senza sangue. Praticamente. Sì, sì, sei sudurato. Stai posto. Ragazzi, ma c'è stai... una. Mi dà ancora la crocetta. Stiamo bendando, Amber. Io ho bisogno di un medico. Alla fine. Sì. No, medico per solo, Dingo. Stai solo in. Stai in trasfusione. Sì, Ronny, ho bisogno di un medico per Dingo. Ok, Dingo. Okay, posto, Amber, posto. Ragazzi, ok. Bentornata, Amber. Non ho capito. Vedo bianco e nero. Aspetta un secondo. Il sangue. Ragazzi, direi è down. Roger. Qui tutto. Manca Ray.
Capito? Sì, era morto. Allora, io devo prendere il sangue, aspetta un secondo. Ho... Ray è down, Roger, è caduto. Abbiamo ingegneri esplosivi? Aspetta un attimo, Ambra. 034124. Maverick, mi dicevi? Io sono qua. Ok, Maverick, tu sei ingegneri esplosivi, giusto? Sì. Quindi che tiriamo giù l'antenna. Sì. Ragazzi, Ray è down ed è caduto qualche parte con un altro nostro operatore. Mi ricevete? Ah, yeah. Sì, ho sentito Ambra. Sì, ah, ok, ok, qua. Pensavo fosse disattivato il microfono. Ragazzi, non... bravo, quel sangue. Mi sa che manca anche Ronny. Pensiamo un paio di esplosivi. Sì. No, non riusciamo a prendere quel cazzo di... Ragazzi, prima li mettiamo giù e poi dopo li attiviamo. Spostiamoci un po' qua. Perché non posso più mettere roba dentro. Mettiamo... Guarda, seguimi qua. Ambra, saranno vicine. Aspetta che mi sposto un po' di più. Ok. Cazzo, non si riesce proprio. Vedi a... quello bianco nero. Occhio alla porta, occhio alla porta. Ma non si può chiamare qualcosa in base che bombarda un elicottero, un aereo, niente? Più della del siamo bloccati qua così? Posta diretta. Allora, abbiamo santissimo. Cazzo. E dimmi quando sei sulla schermata del taglio. Chi è questo? No, aspetta, aspetta. Roger. Andiamo giù un attimo perché qua... Roger. Qua ci sta tirando. Sono 30 secondi, giusto? Qua ci sta tirando ancora. Ok, ricevuto, prova qua. Sì, dimmi quando ci sei. Lo vedi? Sì. C'è 30 secondi il timer. Allora. Un secondo perché è inutile stare qui a rischiare. Seleziona attivatore e fai timer. Alex! Aspetta, aspetta un attimo. Ci sei? Vedo la più del medico ancora. Sì, sulla destra, il tasto alla destra. Ma quello non gli faccio un'interparazione, ragazzi. Ora. No, ma chi cazzo, Alex? Okay, via, saliamo. No, pensavo che era un operatore che farà. Ok, squadra, abbiamo appena attivato gli esplosivi per l'antenna. Ok. Ok, ragazzi, scendete tutti giù, okay, scendete tutti giù al secondo piano. Quindi intanto è inutile star qua, ci facciamo ammazzare. Tutti giù al secondo piano. Giù. Finisco la sutura e arrivo, Roger. Okay. Alex, ci serve sangue? Non scendete al piano terra, sì, che mi è pezzato gli esplosivi. Dai, conto. Aspetta, ti faccio anche un kit. Ecco, per essere ragazzi, a camminare dei veicoli per muoverci qua in zona? Ah no, ok, nulla, scusate. L'ultima cosa da visitare. Sì, ci sono due camionette qua sotto. Ok. Ti lascio salire qui. Grazie, ti ringrazio. No, ti serve anche ben elastiche? Sì, lasciami un po' perché mi serve qualcosa da tutto fuori. Ecco, grazie. Ambra, puoi vedere se cammini bene? Sì? Prova a camminare bene, se riesci a camminare bene. Raga, che mi dà una suturata che sto svenendo di nuovo? Mettiti allora, i piedi. Aspetta, ok, dai. Sì. E vai da sopra da Roma. Mi prendo la gamba a sinistra, cammina? Sì. Ok, perfetto, sei posto. A posto, grazie. Ciao, Joy, ti ho lasciato le bende, ti ho lasciato tutto qui. Grazie. Ma signori, coordiniamoci. No, ok, allora, facciamo così, coordiniamoci adesso con cazzo, calma, però, tranquillità. Non ci stanno più. Non ti ci sta più? Le ricarico io se vuoi. Che c'è? Aspetta, sono ancora di ferire. Cosa ce la faccio? Cosa ce la faccio? No, due gambe rotte, credo. Ok. Ok, un, due. Alex. Mi sa che le bende. Marconista. Dai, faccio confermo. È su il Roger. È su, Marconista, scendi un attimo, secondo piano. Ok, sono operativo adesso. Sì, sì, ma non ci stiamo. Non ci stiamo. Due camionette qua fuori dalla moschea, passo. Ma non ci stiamo, non ci stiamo. Ma siamo in troppi, passo. Se ci sta tutto, Joy? Sì, mi sa di sì. Sì, allora, fai così. Affermativo. Di che abbiamo appena detto. Grazie. Perfetto. Allora. Ricevuto, passo e chiudo. Alex, ci dici. Allora, è comando andato giù altri esplosivi, però non è stato tanto. Allora, aspetta. No, aspetta, secondo che ho fatto. Ma che cavolo, mi fa l'interazione diversa. Questo qua a terra. Avevo tentato di far detonare l'antenna, ma non è crollata, passo. Per ok. Allora, fatemi contare, qui siete 3, 6, 7, 8, 9, 10, grazie. Senza battito 3, 6, 9, 10, 11. Mi mancano due persone da terra. Mi curate qualcuno se c'è? 3, 6. Mancarei e Valan. Sì, allora Valan è su quell'altra squadra perché l'ha portato via in Medevac. Per quello che è con loro, perché? Ah, non lo so.
Infatti non lo so come mai. Qualcuno ha caricato Varan per caso su Medevac prima? Sì, quando siamo scesi noi. Ok, perché chi avete quei due che abbiamo portato? Sì, si vede che Medevac gli ha mandati dalle persone sbagliate, però fa niente. Adesso loro sono con l'altra squadra, poi ci ricongiungiamo. L'altra squadra dove ha detto che è? Actual Echo. Ok. Nonni, mi dai un'aria appostata? Io sto iniziando a sanguinare. Il medico, no? Sì. Ok, allora facciamo così. No, prendiamoci due minuti di calma, ci stabilizziamo a livello medico, Alex. Poi dopo quando siamo tutti a posto ci muoviamo. Sì. Due minuti però, Ragazzi, io ho bisogno di caricature. Okay. Prendi un check della squadra. Adesso lo faccio. Aspetta, che parte che ci siamo tutti. No, no. Grazie. Negativo. Guarda, sto sofferito, per questo svengo in continuazione perché perdo sangue. Perdi sangue, fa vedere. Non so chi dirlo. Ho lasciato il mio zaino, non ecco su. Un check della squadra. Allora, ragazzi, allora, ditemi se ci siete. Valan. Aspetta, mettiti già tu sdraiato. Typhon. No, niente, scherzato. Sabatox. Mi è andato su ora. Ok, Ronny. Perché non mi fa fare il kit chirurgico? Perché non ti fa fare il kit chirurgico? Denton? Non lo so. Eccolo. Ambra? Proviamo adesso. Non me lo so fare perché probabilmente non vede ferito. Però vedo una media contusione. No, io ce l'ho la ferita perché fai conto zoppico. Infatti svengo in continuazione. Allora, aspetta. Sono, ma ho bisogno di cure. Maverick? Allora, ho tre caricatori pieni. Maverick? Mi hai ricevuto. Sono pochi. Ragazzi, non lo sento. Prova a camminare. Ci sono. Ok, hai preso? Ok, grande. Ok. Grazie. Aspetta, ti faccio una trasfusione. Dove l'hai? Oh cazzo. Qui per terra. No, mi batte forte la testa, sento i battiti. Aspetta che... Adrenalina. Ma le prendo io dallo zaino. Ok. Ferma, Ambra. Ah, infatti. Ma sta a fare da sola, ok. Finita Maverick. Allora. Finita Maverick. Ma non si vede. Se vieni qua però si dovrebbe comparirti in scusami. Sì. Ah, okay. Ricucita, l'unico che ha sangue. Vediamo tra un po' come stai. Vabbè. Anzi. Bene. Okay. Vieni qua. Roger. Ci siamo tutti? Sì, allora c'è Ronny ferito. Qualcuno questo è quello che Ronny per piacere. No, non ci siamo tutti. Questa roba. No, ma a parte quei due là che sono con l'altra squadra. Do da cucire anche la spalla. Okay. Sono nell'altra squadra. Se va bene. Do da cucire anche la spalla. A posto. Un gioco di piacere, ecco qua. Scusami, mi sposto, ti lascio spazio. Mi sono. Grazie. Ragazzi, buona serata, buona continuazione. Sì, confermo. Ciao, buona serata. Ciao. Sì, confermo. Allora, aspetta un attimo, non vedere. No. Cazzo, lascia la roba tutta. No, cazzo dico, scusami. No, scusami, ho detto una cavolata. Voglio io la roba, cosa vi serve? A posto, ma lasciate. Io lascio giù di mio uno. Guarda, due. C'è posto che tu, Ronny. Non questo caricatore no, perché sminchio. Grazie. Niente. Qua, ci sono dei caricatori per terra. Ah no, scusa, non si vedono, scusa. Chi è che ne ha bisogno? Tu, girati. Non si può aprire il tattico. Prendimi dallo zaino. Vabbè, ma io ce l'ho, mo. Dico me la lasciate. Ok. Ragazzi, voi a mia caricatore siete messi bene? Avete qualcosa per sparare? Tu? Sto mettendo a posto. Io sono l'ultimo caricatore. Ok. Ragazzi, io ho lasciato. Aspetta, 021, 135, 56. Ok, allora ragazzi, adesso con calma, cos'è? Tranquillità, prestando la massima attenzione e serenità umana, ci muoviamo giù e andiamo a recuperare i veicoli. Bisogna andare con gli hotel, mi sa, Sì, intanto andiamo giù. Sto mettendo in ordine le munizioni io. Ok, intanto ci vediamo giù. Qualcuno ha qualche sacco di sangue? Adesso controllo se ce l'ho io e te la do, adesso vediamo. Ne avevo date 6 a Joy, 7-8 a Joy. Limite, smezzatevele con voi, forza ragazzi, non siete messi. Ma io ne ho 6 di caricatori, eh. Vai, ah, vai. Che bello, sono pure zoppo. Fantastico. Io ci posso far qualcosa? Vediamo se ho un Sam. No. Mannaggia, continua a battermi la testa. Fatti l'adrenalina, fatti l'adrenalina. Adrenalina. Ma non dovrebbe bastare una volta? No. Probabilmente no.
aspetta. Dove stai? Non ti che ti faccio. Ok. Aspettiamo un attimo qua. No, è andato giù. Mentre aspettiamo un nuovo. No, c'è un braccio giù. Non so se bastano questi due capelli. Ma dove l'hanno? No, dici che ci ha mandato. Ma l'hanno riuscito. Anche una ferita al braccio. Sì, mi sa che era per l'altra squadra però l'Ambia. Aspetta un attimo, Ambra. Allora, andiamo a fare la sutura. Perché hai una ferita. Ecco perché. Allora. Ma l'attacco a un mezzetto di sangue. Adesso appena ci sono i medici che finiscono allora, sì. Qua mi sembra che sia a posto. Come va? Come ti senti? Poi. Come vedi? Alex è svenuto. Date una raddrizzata a lui per favore. Ok. Come va? Ma è vivo, che bello. Batte ancora la testa. Senti, ci stanno sì, vuole darti una adrenalina che ti spatti tutta volta giù. Ok, perfetto, la comunicazione. Vabbè, botta, diciamo. Come così? Comando ho comunicato questo. Sì. Okay, ragazzi, andiamo in un campo aperto per l'estrazione, mentre ci curiamo, andiamo in un campo aperto. Controllate se vi seguono tutti, se è rimasto qualcuno indietro. Roger, interrogativo, ma abbiamo neutralizzato il tango all'interno della torre? Sì, 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 sì. Un po'. Ok, là mi sembra un buon punto per me. A posto, raga. Stavo rubando un po' di roba. Qua ci sta il lanciarazzi. Vabbè, ma tanto è finita la missione, ragazzi. Qui ecco ricevuto. Ok, trovata. No, ci dobbiamo muovere a sinistra. Sì, conferma. Ok, allora. Signori, è arrivato il momento dell'estrazione da parte del comando. La landing zone si trova rispetto a noi a nord-ovest, non di molto, diciamo più a ovest. Esattamente in direzione 310. Quindi adesso appena ci ricongiungiamo con la squadra, io piglio in spalla lo zoppo e andiamo là all'estrazione. Ma vuoi che uccidi su Roger? Dimmi? Vuoi che uccidi su lo zoppo? Sì, si riesce, sì, anzi, vedi. Ah, chi è? Sì, è lì quello indietro con l'antennone. Marconista. Ok, voi per il resto tutto a posto? Fermo. Ok. Fermo, lo sai che ti... Sto bevendo... Roger. Dimmi. Copertura riccio? Sì, siete già più o meno... anzi, no, vabbè. No, in realtà no. Vero. Loro sì, stanno andando sulle coordinate del comandante, però. Cioè, quali? Hanno trovato delle intel che gli ha detto che c'è degli accampamenti talebani sulle colline, scusami. Mannaggia, saranno in pieno universo. Sabatox? Mm. Ah, sì, allora, sì, un po' più a destra che io vado a coprire un'altra parte? Posto, Alex? Sì, sì. Ah, chiedi conferma allora, chiedi l'altra squadra quali sono le coordinate. Ah, ecco, appunto. Ok, allora. No, digli che ha parlato in radio Andelunga. Roger, volendo c'è anche una tecnica. Ma... c'è anche una tecnica che possiamo usare, non è sfondato. Intanto è qua vicino. Vedi, lo dicevo. Ok, allora, ci muoviamo ragazzi, nord-ovest 310, dov'è Denton? Siamo qua. Andiamo, dai, faccio lo scout, arma abbassata doppio C e andiamo, così c'è l'estrazione. Seguite pure il ragazzo che sta partendo, io vi controllo se ci siete tutti. Yeah. Mi sta piacendo la missione ragazzi? Bella. Sì, sì.
inglese. Roger, interrogativo, il chiudi fila è sabato? Sì, sì, come era all'inizio, sì, sì, sì. Ok, un secondo che io mi sa che sto... Dimmi. Ancora morfina. Morfina, no, ancora adrenalina. Ok. Se hai bisogno di me, Ma ci sono io, Ok. Spero di non cadere a terra sabato. No, tranquillo, ci sono io. Mi prendo io dalle braccia. Che gentleman. Ok, ora ci spostiamo più verso il 300, ovest 300. Sali sulla collinetta alla tua sinistra. Va bene, Sabatox. Su Ambra Bordo. Ricevuto. Ti aspettiamo. Gaga, a fianco destro. Se quello prima e dopo di voi è ferito. Io sono ferito, sì, però nel senso. Sabato, questa situazione? Con calma sto arrivando, c'ho Ambra al trasporto spalla. Non vedo Denton. Però qui, sarò qui. Che fucile di merda sto coso. Veloci, l'esfiltrazione non ha carburante, passo. Red. Sì. Red, mi dai... sta qua sabato. Mi dai un passaggio che so zoppo? Sì. Ho visto sabato che sei dall'altra parte della collinetta. Ok. Sabato che si riesce, spostati in direzione ovest 260 adesso. Che ti lo prendo io. Az. Operazione e trasporto, ok. Grazie. Non ti agitare? No, è chi si agita. Ronnie e Roger. Avanti. Andiamo, Roger. Ho permesso di bordo. Non ti preoccupare, Ricevuto. Stiamo arrivando, Roger. Perfetto, senti il rumore dell'elicottero, Sabatox. Proprio in visual, 20 metri. Ottimo. Tu vai, io poi ti raggiungo. Ok. Oh, thank you. Prego. Eccoci qua, ragazzi. Grazie. Buonasera a tutti. Sabatox e Denton, voi siete dei gentlemen. Ciao ragazzi. Allora, visto l'orario, direi di iniziare subito con un debriefing da parte dei 9 giù. Così iniziano loro. Ragazzi? Vai, Pimo.
È mutato di qua. Aspettate un attimo. Aspetta, andiamo a cercare un altro GSMO. Ah, ok, ok. No, ah, no. Stai chiedendo la live. No, starà mi sa. Eccolo, Pimo. Eccomi, scusate, stavo chiedendo la live. Ah, non ti preoccupare. Pimo, fai un debriefing. Allora, chiedete direttamente a me, giustamente. Sì, sì, sì. Allora. Niente, a me la partita, innanzitutto a me le partite da Zeus piacciono, sono un sostenitore delle partite gestite direttamente da Zeus, perché si evolvono, possono cambiare, si adattano indipendentemente dalla situazione, quindi da gusto. Io personalmente ci ho avuto un po' di problemini perché doveva essere tipo una seconda squadra di hotel, poi il capo di hotel è crashato, quindi ho cercato di unire al volo le due squadre. Dopodiché c'avevo due medici, uno che doveva entrare, i due medici sono crashati, il terzo non è mai arrivato. E quindi mi sono ritrovato abbastanza in difficoltà. Però tra una cosa e l'altra sono riuscito a venirne fuori, ecco. Mi dispiace se c'è stato qualche problema di comunicazione o altro, ma ero appunto un po' incasinato. Sotto pressione.